Queste lame hanno angoli dentellati per semplificare la tua esperienza di taglio. L'attacca sul bordo anteriore aiuta a separare le lame durante la produzione, mentre l'attacca sul bordo posteriore facilita lo scorrimento della lama e l'attacca sul davanti aiuta a individuare le sezioni inutilizzate della lama. Un piccolo indicatore visivo per semplificarti la vita. Per quanto riguarda le lame argentate e nere, sono entrambe fatte dello stesso materiale. Tuttavia, le lame nere sono più affilate e adatte per tagliare materiali duri, mentre le lame argentate offrono un equilibrio tra potenza e durata. Se vuoi un taglio più incisivo, scegli le lame nere. Quasi dimenticavo, l'unica cosa è che queste lame non sono fatte per tagliare il cibo. Hanno un rivestimento di olio antiruggine che non è sicuro per l'uso umano. Questo non ti fa pensare a quando eri bambino? Ricordo che mia nonna aveva dei cuscinetti per spilli a forma di pomodoro come questo, e a volte sembravano più un'insalata con un po' di peperone qua e là. Che tu ci creda o no, questa insalata ha uno scopo. Il pomodoro tiene gli spilli in ordine, mentre il peperone li mantiene affilati. Quei peperoni sono pieni di sabbia che aiuta a mantenere gli spilli aguzzi. E non solo sabbia, anche i gusci di noce schiacciati possono essere usati per mantenere gli spilli in condizioni perfette. Guarda questo coltellino svizzero e il suo piccolo gancio. È un po' un mistero, ma è molto utile. Ho contato almeno quattro diverse applicazioni. Una, puoi usarlo per trasportare ogni tipo di roba ingombrante, come l'attrezzatura da campeggio o pacchi pesanti. Due, hai bisogno di torcere qualche filo o giocare con i nodi? Il gancio risolve il problema. Tre, questo gancio può salvarti da cerniere testarde, come quella della tua valigia. 4. È fantastico per fingere di essere la versione economica di Capitan Uncino. Se conosci altre applicazioni, fammele sapere nei commenti. Utenti Apple, con questa funzione non avrete più sorprese con il bucato. Scommetto che almeno una volta nella vita ti è capitato di lavare i vestiti che tirati fuori dalla lavatrice sembravano fatti su misura per il tuo gatto. La fotocamera del tuo iPhone può tradurre quegli strani simboli per il bucato. Ci sono però due requisiti. Devi avere iOS 17 e il tuo telefono deve essere in inglese. Scatta una foto dell'etichetta e vai nell'app foto, controlla così i dettagli dell'immagine. Tutto sarà automaticamente decodificato e spiegato. Molti tostapane sono dotati di pratici vassoi raccogli briciole rimovibili sul fondo. È estremamente importante pulire bene questi vassoi di tanto in tanto per mantenere il tostapane in perfette condizioni ed evitare potenziali rischi di incendio. Basta estrarlo, scuotere via le briciole e il gioco è fatto. Dove scuoterle dipende da te. Quei piccoli scomparti sulla pompa di benzina non sono soltanto decorativi, sono lì per tenere il tappo mentre fai il pieno. Questa comoda caratteristica mantiene tutto in ordine e previene qualsiasi fuoriuscita o goccia sulla maniglia. Addio brutte esperienze di rifornimento e benvenuta a una pompa più pulita. Inoltre, l'intero processo diventa più comodo ed efficiente. Scommetto che il tuo forno a volte diventa così unto e sporco che puoi persino sentirlo lamentarsi. Scherzo. So che sei una persona ordinata. Comunque, se stai cercando un modo per migliorare la pulizia della tua cucina, ecco un consiglio. La maggior parte delle porte dei forni ha pratiche chiusure che ti permettono di rimuoverle per una pulizia più facile, risparmiando fatica alla tua povera schiena. Quando scoli gli spaghetti o le patate, non serve trasferire tutto in uno scolapasta nel lavandino. Basta mettere lo scolapasta direttamente nella pentola, tenerlo fermo e versare il liquido. Ti rende la vita molto più semplice, specialmente quando vuoi salvare quell'acqua amidacea per altre ricette. Diciamo che hai trovato questo gioiello in un negozio di articoli usati. Ha visto giorni migliori, essendo stato usato come posacenere, ma ora decidi di dargli nuova vita. Ecco come farlo brillare di nuovo. Prepara una soluzione con acqua bollente, bicarbonato e sale da cucina in una ciotola foderata con carta d'alluminio. Lascia il pezzo in ammollo per circa 15 minuti e ripeti questo processo 3 volte. Tra un ammollo e l'altro strofina delicatamente le macchie difficili con un panno in microfibra. Dopo l'ultimo ammollo asciuga il pezzo e applica un po' di dentifricio, bicarbonato e acqua ossigenata. Lucida via ossidazioni residue con un panno in microfibra pulito e asciutto. Sciacqualo e il tuo pezzo brillerà come uno specchio.
Queste scatole di fogli d'alluminio hanno delle pratiche linguette sui lati che rendono super facile prendere un foglio senza alcun problema. È un piccolo dettaglio che rende l'uso del prodotto un gioco da ragazzi e garantisce l'esperienza sempre piacevole. Gli apriscatole manuali spesso sono dotati di una pratica funzione integrata, ossia un apribottiglie. È come avere due strumenti in uno. Ma sapevi che questo apribottiglie ha in realtà un'altra funzione utile? Può aiutarti ad allentare i barattoli difficili da aprire. Basta sollevare leggermente il coperchio in un paio di punti con l'apribottiglie e poi vedrai come si svita facilmente. Ho appena scoperto che, a quanto pare, dovresti conservare la prima e l'ultima fetta di pane affettato per ultime. Quei pezzi finali aiutano a mantenere tutto il pane fresco più a lungo e non dovresti mangiarli finché non hai finito il resto del pane. Quindi la prossima volta che fai un panino, conserva quelle fette di pane fino alla fine. Anche mangiare il pane necessita di strategia. Guarda quelle leve blu sul ripiano superiore della tua lavastoviglie. Ero curioso anche io e ho scoperto che in realtà sono spruzzatori per bottiglie d'acqua. Aiutano a garantire che le tue bottiglie vengano pulite e risciacquate a fondo durante il lavaggio. La maggior parte degli sbucciatori di verdure hanno quei piccoli accessori in cima per rimuovere gli occhi dalle patate. Ecco un consiglio. Puoi usare gli sbucciatori in entrambe le direzioni per sbucciare più velocemente, ma la maggior parte delle persone si limita a una sola direzione. Quando usi la senape, assicurati di aprire completamente il tappo della bottiglia fino a sentire un click. In questo modo il tappo rimarrà ben fermo e non ti darà fastidio mentre versi la senape sul cibo. È un passaggio semplice che può rendere la tua esperienza con i condimenti un po' più piacevole. Hai mai notato quel piccolo foro sul manico della tua pentola o padella? Beh, non è solo decorativo. Puoi usarlo come comodo supporto per le tue forchette e i tuoi cucchiai. La prossima volta che sei ai fornelli, metti i tuoi utensili in quel pratico forellino e tienili sempre a portata di mano. Un promemoria per ricordarti di cambiare la direzione del ventilatore a soffitto in base alle condizioni meteorologiche e di dargli anche una bella pulita. So che a molti è utile invertire la direzione del ventilatore semplicemente azionando un interruttore per le diverse stagioni, quindi questo è solo un'amichevole promemoria per farlo, spingendo l'aria calda verso il basso e tirando quella fredda verso l'alto. Quando ti gusti una pizza, strappa la parte superiore della scatola e usala come piatto. Puoi anche dividere la scatola a metà e piegarla per conservare gli avanzi per dopo. E questo è tutto per oggi. Cosa? Vuoi sapere altri fatti interessanti? Certo, ma dovrai iscriverti e attivare la campanella per vedere tutti gli altri video. Sto aspettando, fa pure. Ricordi quando durante l'ora di educazione fisica usavi quegli strani manubri a rotelle? Cercando di non farti male alle dita mentre ti reggevi più forte che puoi. Sembrava che il loro unico scopo fosse quello di causarti il peggior disagio possibile. Ma invece non abbiamo mai notato il vero utilizzo di quelle infernali maniglie sui lati dell'attrezzo. Indovina un po', sono vere e proprie salvadita, non sono affatto maniglie. Gli anelli di plastica sui lati sono progettati appositamente per proteggere le tue dita sotto sforzo mentre ti impegni ad eseguire l'esercizio. Ecco il modo corretto di afferrare l'attrezzo. Fai scivolare la mano lungo il buco e afferra la base della tavola direttamente. Così impedirai che le tue nocche si scontrino con altre tavole e ogni sorta di ostacoli mentre vai in giro a divertirti. Ogni volta che esci dalla doccia e indossi l'accappatoio, da che parte annodi la cintura? In questo modo, immagino. Con la cintura infilata in tutti i suoi anelli e annodata attorno alla vita. Insomma, facciamo sempre tutti così, giusto? Che c'è di strano? E invece, gli accappatoi andrebbero annodati così. Infila la cintura solo attraverso i primi due anelli davanti e stringi forte. Così sarà molto più facile annodarla. Guarda questo simbolo. È la divisione, giusto? Ma forse non conosci il suo significato nascosto. Si tratta di una frazione con i numeri rappresentati dai puntini. In effetti sembra ovvio, no? Come abbiamo fatto a non notarlo? Se apri a metà un avocado ma non lo mangi tutto, c'è un modo per non farlo andare a male. Tienilo in un bicchiere di vetro dentro al frigo. Durerà almeno 2 o 3 giorni di più. Quando metti del popcorn nel microonde e stai per riempire la prima ciotola, fermati. C'è una caratteristica molto utile nelle confezioni adatte ai forni a microonde, ma pochi la conoscono. Quando il popcorn è pronto, all'estremità della confezione c'è una piccola apertura.
Allargala, rovescia la confezione e agita. In questo modo filtrerai i popcorn che non si sono aperti. Falli uscire tutti quanti e potrai goderti il tuo popcorn a regola d'arte. Le protezioni solari hanno una caratteristica nascosta e molto utile. Se hai la pelle macchiata da un pennarello indelebile, prendi un flacone di crema solare e spalmala sulla macchia, strofinando un po'. Fatto! Funziona anche su superfici dure e le piastrelle della cucina. Quindi la prossima volta che ti macchierai con i colori, saprai come rimediare. Se le batterie del tuo telecomando sono scariche, ecco un segreto per riportarle in vita. Estraile e strofina tra di loro le rispettive estremità da tutti e due i poli. La connettività riprenderà a funzionare e le sostanze chimiche si riattiveranno. Avrai quindi un altro po' di tempo a disposizione per comprare batterie nuove. Guarda, vedi il ventilatore sul soffitto? Ok, se non ne hai uno, guarda in su lo stesso e immaginane uno. Anche in questo caso c'è una caratteristica segreta. Di solito è un interruttore sul ventilatore stesso o sul suo telecomando, ma serve comunque a far cambiare direzione alle pale. E c'è un'ottima ragione per farlo. D'inverno vuoi che le pale girino in senso orario, perché così l'aria calda scenderà verso il basso. D'estate invece vuoi che girino in senso antiorario, perché così l'aria più fresca circolerà per tutta la stanza anziché ristagnare in basso. Ora ti svelo un segreto incredibile. Il tuo forno a microonde ha una modalità silenziosa. Esatto, così puoi riscaldarti qualcosa alle 3 di notte senza dover stare col dito fermo sul tasto di spegnimento per premerlo appena scatta l'allarme. Ogni modello è diverso, ma di solito tenendo premuti insieme i tasti 0 e 1 dovrebbe attivarsi la modalità silenziosa. Ora potrai riscaldarti qualcosa a notte fonda senza disturbare i vicini. Chi non usa quei piccoli supporti alla base delle porte che fanno quel divertente suono tipo Boing? Ma li usi spero anche come fermaporte, perché con una leggera pressione la porta aderirà perfettamente al supporto e resterà ferma così. Già, chi ci avrebbe mai pensato, vero? Sapevi che forse hai sempre infilato nel modo sbagliato i lacci alle tue scarpe da jogging? C'è in effetti un forellino in alto, proprio accanto a dove infili di solito i lacci. Sai a cosa serve? A tenere la scarpa stabile attorno al tallone. Così non avrai la sensazione che ti scivoli via mentre corri. E non soffrirai di vesciche. Terrà anche fermo il calzino, pensa un po'. Quello che devi fare è un semplice giro con un laccio in quel forellino, creando così un piccolo anello in cui infilare l'altro laccio. Allaccia per bene, come fai normalmente, e magia, i talloni sono al sicuro. Parlando di lacci delle scarpe, se per caso ti capita di allacciarli così bene da non poterli più slacciare, nemmeno con l'uso della forza, quel che ti serve è sicuramente nella tua cucina. Un altro segreto a cui non avevi mai pensato. Un ingrediente comunissimo. L'amido di mais è utilissimo per sciogliere i nodi troppo stretti. Che bravo! Mettine un pizzico sopra il nodo, ricoprendolo completamente, e il gioco è fatto. Funziona con ogni tipo di nodo. Non con quelli muscolari, però, ahimè. Ma che ti devo dire, se vuoi puoi provarci anche in quel caso. Oh no, hai infilato per sbaglio l'anello della tua compagna senza far caso a quanto ti stesse stretto, visto che le tue dita sono più grandi. E adesso? Ma, caro mio, basterà un po' di Vetril. Eh già, il prodotto con cui pulisci i vetri nasconde un talento segreto e prodigioso quando si tratta di anelli troppo stretti. Basta uno spruzzo e l'anello scivolerà via dal tuo dito. Come facevi a non saperlo? Supponiamo che tu stia scrivendo qualcosa a matita, magari un tema e... Oh no! Hai dimenticato la gomma per cancellare. Il panino invece l'hai portato con te. Il che va benissimo, perché significa che hai tutto quel che ti occorre per cancellare ogni errore dal tuo foglio. Arrotola un po' di mollica finché non assomiglia a, come dire, una gomma per cancellare. A quel punto cancella normalmente. Possibile che nessuno te l'avesse mai detto. Chissà quante volte avresti potuto usare questo trucchetto a scuola, durante gli esami. Se indossi delle giacche di pelle, anzitutto complimenti. In secondo luogo, è probabile che tu non conosca una caratteristica nascosta, ma nemmeno tanto. Anzi, è lì in bella vista. Le cinghie sistemate di solito sulle spalle della tua giacca non sono lì solo per bellezza. Prova a sbottonarle, poi metti a tracolla la tua borsa o il tuo zaino e abbottona di nuovo le cinghie della tua giacca. Hai già capito cosa succederà, vero? Ora potrai fare tutto quel che vuoi per strada. Saltare, ballare la breakdance, non importa. La tua borsa non scivolerà dalla tua spalla. Quando vuoi mettere da parte gli avanzi, l'alluminio è il tuo migliore amico.
Ma l'alluminio è utile anche quando fai il bucato, perché ha un segreto. Immagina di aver appena fatto la lavatrice e asciugato il bucato. Ci sarà così tanta elettricità statica accumulata sul tessuto da farti rizzare i capelli. Ma ecco cosa puoi fare. Prendi due fogli di alluminio e appallottolali per bene. Rimetti il bucato nella tua asciugatrice insieme alle due palline di alluminio e fai fare un altro giro. L'alluminio assorbirà l'elettricità statica. Quando fai le uova sode, come fai ad estrarle dal pentolino pieno di acqua bollente? Sono curioso. Fossi te, userei un frullino. Basterà premerlo sopra l'uovo per estrarlo dall'acqua bollente, senza rischio di scottarti le dita. Il colore della clip sulle confezioni di pane nasconde un significato segreto. Dimostra infatti il giorno in cui il pane è stato confezionato. Il blu identifica il lunedì, il marrone il giovedì e il bianco il venerdì. Esatto, non sono colori scelti a caso. Quasi tutti i produttori utilizzano lo stesso sistema, perché quasi tutti si riforniscono di clip dalla stessa azienda. Quindi ora sai come regolarti nella scelta del pane, o comprarlo fresco dal panettiere. Alcuni uomini indossano scarpe con tacchi nascosti per sembrare più alti. Queste scarpe possono far guadagnare fino a 15 cm in altezza. Sembrano scarpe normali, ma all'interno hanno questo inserto aggiuntivo. A volte l'inserto è incollato, altre volte è rimovibile e puoi scegliere tu stesso l'altezza di cui hai bisogno. Quando il Titanic colpì l'iceberg e affondò poco dopo, l'Oceano Atlantico aveva una temperatura di meno 2 gradi Celsius, il che significa che l'acqua era sotto il suo punto di congelamento. Non c'è da stupirsi che così tanti passeggeri non ce l'abbiano fatta. Alcuni uccelli hanno una fila di setole che spuntano dai bordi delle loro palpebre. Queste setole probabilmente possono essere chiamate ciglia. Ma mentre le ciglia umane sono peli modificati destinati a proteggere l'occhio, le ciglia degli uccelli sono piume modificate. I gemelli identici non hanno in realtà le stesse impronte digitali, quindi non puoi dare la colpa delle tue malefatte a tuo fratello dopo tutto. Diversi fattori durante lo sviluppo nel grembo materno, come la posizione nell'utero, la lunghezza del cordone ombelicale e la velocità di crescita delle dita, influenzano le impronte digitali. La velocità di rotazione della Terra sta cambiando. Sì, sta rallentando proprio ora mentre ne parliamo. Ciò significa che in media la lunghezza del giorno si allunga di 1,8 secondi ogni secolo. 600 milioni di anni fa un giorno durava solo 21 ore. La maggior parte delle mappe del mondo sono sbagliate. Nella maggior parte delle mappe si utilizza ancora la proiezione di Mercatore, sviluppata per la prima volta nel 1569. Ma questo metodo è molto inaccurato e fa sembrare l'Alaska grande quanto il Brasile, mentre in realtà è 5 volte più piccola. Per quanto riguarda la Groenlandia, sembra 14 volte più grande di quanto sia in realtà. Affinché una mappa sia precisa, dovrebbe essere a grandezza naturale e rotonda, non piatta. Le formiche non hanno polmoni. Respirano attraverso piccole aperture chiamate spiracoli. Una formica può avere 9 o 10 di questi su ciascun lato del corpo, a seconda della specie. Il colore medio dell'universo è poeticamente chiamato cosmic latte. In uno studio del 2002, gli scienziati hanno scoperto che la luce proveniente da altre galassie si mescolava in una tonalità beige molto vicina al bianco, proprio come la bevanda amata da molti. Esistono addirittura i decibel negativi. Il luogo più silenzioso sulla Terra è la camera anecoica di Microsoft a Redmond, negli Stati Uniti. Il livello di rumore lì è di meno 20,6 decibel. Queste camere sono costruite con cemento pesante e mattoni e sono poste su molle per impedire alle vibrazioni di entrare nella camera attraverso il pavimento. Le banane sono radioattive. Aspetta, dove sei andato? Non è così grave! Le banane sono ricche di potassio, quindi ogni banana è leggermente radioattiva a causa dell'isotopo naturale potassio 40. D'altra parte, il tuo corpo contiene circa 16 mg di potassio 40. Quindi sei effettivamente circa 280 volte più radioattivo di quella povera banana. E in ogni caso, il tuo corpo elimina l'eccesso di potassio 40 da una banana nel giro di alcune ore. Semplicemente non esiste una linea retta. Basta ingrandire abbastanza e si noteranno delle irregolarità. Anche un raggio laser è leggermente curvo. In caso di emergenze, i pesci formano file ordinate.
Ad esempio, quando evacuano attraverso spazi stretti in situazioni di pericolo, i banchi di pesci neon tetra si mettono in fila per evitare di scontrarsi tra loro o intasare la linea. Gli scienziati ritengono che questo comportamento significhi che i pesci possono rispettare le regole sociali anche in situazioni di emergenza, a differenza di noi esseri umani. Gli ippopotami non sanno nuotare. Questi animali hanno ossa molto grandi. Queste ossa sono così grandi e dense che rendono gli ippopotami poco galleggianti. Quindi questi animali non nuotano. Invece eseguono qualcosa di simile a un galoppo al rallentatore sul fondo del fiume. Gli ippopotami possono anche dormire sott'acqua grazie a un riflesso che permette loro di emergere in superficie, prendere fiato e tornare sul fondo senza svegliarsi. I mattoncini Lego possono resistere alla compressione meglio del cemento. Un normale mattoncino Lego di plastica può sostenere il peso di 375.000 altri mattoncini prima di rompersi. Teoricamente potrebbe permetterti di costruire una torre alta più di 3,2 km. Ma se decidessimo di scalarle a dimensioni di una casa, il prezzo sarebbe esorbitante. Se mai andrai nello spazio, puoi portare il tuo yo-yo con te. Nel 2012, l'astronauta della NASA Don Pettit portò uno yo-yo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e lo usò per mostrare alcuni trucchi. Vedi, uno yo-yo si basa principalmente sulle leggi della conservazione del momento angolare per eseguire trucchi. E se tieni la corda tesa, queste leggi si applicano anche in microgravità. Esiste una teoria che afferma che sudiamo quando siamo ansiosi per avvisare i cervelli delle altre persone che sono predisposti a percepire quel pericolo che ci sta facendo sentire ansia. Le scansioni del cervello hanno rivelato che quando annusi il sudore prodotto da una persona in preda al panico, si attivano le regioni del cervello responsabili dei segnali emotivi e sociali. E quando tu sei ansioso, il tuo sistema nervoso simpatico produce ormoni, tra cui l'adrenalina, che attiva le tue ghiandole sudoripare. Su Venere ci sono arcobaleni chiamati glorie. Una gloria assomiglia a una serie di anelli concentrici colorati ed è causata dall'interferenza delle onde luminose all'interno delle goccioline, piuttosto che dal processo di riflessione, rifrazione e dispersione della luce che produce gli arcobaleni. I protoni assomigliano a ciambelle, sfere, arachidi e palloni da rugby. In altre parole, i protoni hanno forme e dimensioni diverse. Il loro aspetto cambia in base alla velocità dei quark, particelle più piccole al loro interno. Se guardi la Luna mentre ti trovi nell'emisfero australe, sembrerà capovolta, e l'uomo sulla Luna assomiglierà più a un coniglio. Ricorderai più dei tuoi sogni se dormi male e ti svegli più volte durante la notte. È anche più probabile ricordare il tuo sogno se qualcuno o qualcosa ti sveglia nel mezzo. I cani inclinano la testa mentre ascoltano le persone per individuare più efficacemente parole familiari, come andiamo. Li aiuta anche a comprendere meglio il tono della tua voce. C'è anche l'idea che se un cane non inclina spesso la testa è perché si affida più alla vista che all'udito. Gli specchi che si riflettono l'uno nell'altro non produrranno riflessi infiniti. Ogni riflesso successivo sarà più scuro del precedente e alla fine svaniranno nell'invisibilità. Gli specchi assorbono solo una frazione dell'energia della luce che li colpisce. Pertanto, il numero totale di riflessi che gli specchi possono produrre è circa qualche centinaio. Puoi sentire l'odore delle formiche, poiché molte specie di questi insetti producono sostanze chimiche dal forte odore, quando si sentono minacciate, arrabbiate o vengono schiacciate. Le formiche trappola rilasciano un odore di cioccolato quando vengono schiacciate e le formiche citronella, invece, emanano un odore di limone. Le giraffe emettono un mormorio quando vogliono comunicare tra loro. I ricercatori pensano che questo mormorio a bassa frequenza potrebbe essere una forma di chiamata di contatto tra individui che sono stati separati dal loro branco. Può anche aiutare le giraffe a ritrovarsi nell'oscurità. Ma la cosa più affascinante di questi magnifici animali? Alcuni scienziati pensano che parlino nel sonno anche. Ecco una storia bonus per te. Un corridore di maratona che ha impiegato più di 50 anni per terminare la gara. Il maratoneta giapponese Shizo Kanakuri fu selezionato come uno dei due atleti che il Giappone poteva inviare alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912. Ma Kanakuri scomparve sorprendentemente proprio durante la gara di maratona. Si è scoperto che dopo un duro viaggio di 18 giorni a Stoccolma, prima in nave e poi in treno, l'uomo era esausto.
Durante la gara smise di correre perché le sue condizioni fisiche semplicemente non gli permettevano di proseguire. L'atleta inciampò in una festa in giardino nei dintorni, dove bevve succo d'arancia e rimase per un po' a riprendersi. Successivamente Kanakuri fu così imbarazzato dal suo fallimento che tornò in Giappone senza avvisare nessuno, inclusi gli ufficiali di gara. Quindi le autorità svedesi lo considerarono scomparso per 50 anni prima di scoprire che viveva tranquillamente nel suo paese di origine. Nel 1967 all'atleta fu offerta l'opportunità di completare la sua corsa. Lui accettò. 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti e 20 secondi, 3, dopo aver iniziato la gara, completò la maratona. È stato un lungo viaggio. Lungo il percorso, l'uomo si è sposato, ha avuto 6 figli e 10 nipoti. Forse ti sarà capitato di notare che il colore della carta igienica è quasi sempre il bianco. Questo però non è da sempre il colore standard della carta igienica. Negli anni 50 la carta igienica colorata ha fatto la sua comparsa sugli scaffali dei supermercati. I clienti potevano acquistare carta igienica rosa, blu, gialla, verde e persino nera. Tutti questi colori si abbinavano agli interni degli appartamenti. Dopo qualche tempo, però, molti medici cominciarono a individuare nel colorante usato per la carta igienica un maggiore rischio per la salute. Inoltre, il colorante non consentiva alla carta colorata di decomporsi rapidamente quando veniva gettata nello scarico, aumentando il rischio di intasare le fosse settiche. Questo rendeva i prezzi di produzione e di vendita al dettaglio troppo alti rispetto alla normale carta bianca. Alla fine la domanda di carta colorata cominciò a diminuire. Diamo un'occhiata più da vicino a questi motivi fantasiosi. La maggior parte delle persone probabilmente non presta molta attenzione alle decorazioni quando si tratta di carta igienica. Tuttavia, questi motivi esistono ancora. Come mai? Esistono diverse opinioni. Alcuni sostengono che sia solo uno strumento di marketing. I produttori usano delle decorazioni carine per rendere i loro prodotti esteticamente più gradevoli e per far sì che i clienti associino il loro marchio all'eleganza e a uno stile di vita più elevato. Un'altra spiegazione è decisamente più pratica. Questi motivi rendono la carta più soffice e quindi più assorbente. A proposito di morbidezza, ti sei mai chiesto perché nei bagni pubblici la carta igienica sia così ruvida? La risposta più ovvia è che la carta igienica di alta qualità è più costosa. Inoltre, le aziende preferiscono acquistare rotoli giganti di carta di bassa qualità perché possono cambiarli meno frequentemente. Questa scelta aiuta anche a prevenire i furti. Sì, alcune persone rubano la carta dai bagni pubblici. Non è uno scherzo. Rimaniamo nei bagni pubblici. Hai notato che gli interruttori della luce sono posti all'esterno? Non è una coincidenza. In fase di costruzione si sceglie di mettere gli interruttori all'esterno perché, come molti sanno, elettricità e acqua sono una combinazione pericolosa. Gli interruttori della luce hanno all'interno un circuito basato sulla corrente elettrica. Naturalmente, gli interruttori installati a regola d'arte hanno una serie di precauzioni di sicurezza aggiuntive. La maggior parte dei costruttori preferisce non correre rischi. Nel Regno Unito le norme sulla sicurezza degli interruttori della luce sono molto più severe che negli Stati Uniti. Per questo motivo, se vivi a Londra, probabilmente troverai più spesso gli interruttori della luce fuori dal bagno. Negli Stati Uniti, invece, la maggior parte dei bagni è dotata di circuiti elettrici indipendenti. Questo garantisce una maggiore sicurezza in caso di scosse elettriche accidentali. Quando si verifica una qualsiasi variazione della tensione di corrente elettrica, il circuito si interrompe automaticamente. In quanti modi possiamo combinare delle luci colorate per indicare qualcosa? Infiniti! Quindi perché i colori dei semafori sono sempre solo rossi, verdi e gialli? A quanto pare c'è una spiegazione ragionevole. Prima dei semafori, per le auto, esistevano i loro omologhi per le ferrovie, ossia i segnali per i treni. Inizialmente gli operatori ferroviari usavano il colore bianco per indicare il via, il rosso per indicare lo stop e il verde per indicare prudenza. In seguito si resero conto che il bianco non era una buona idea perché la luce bianca brillante poteva essere facilmente scambiata per quella delle stelle durante la notte. Così le compagnie ferroviarie cambiarono il colore bianco con il verde per indicare il via e il giallo per indicare la prudenza. Questi colori infatti sono facilmente distinguibili dagli altri. Alla fine questa tradizione si è diffusa anche ai semafori delle automobili ed è diventato uno standard. Il colore rosso è quello con la lunghezza d'onda più lunga, quindi gli automobilisti possono vederlo da una distanza maggiore rispetto agli altri. Il giallo è stato scelto come segnale di attenzione perché ha una lunghezza d'onda leggermente inferiore al rosso, ma comunque superiore al verde.
Qual è la stanza più polverosa della casa? Di solito la risposta è la camera da letto. Ma perché? Le camere da letto tendono a generare polvere dalle cellule della pelle, dagli acari della polvere e dalle fibre dei tessuti delle lenzuola, dei tappeti e delle tende. Se hai un animale domestico, il suo pelo e le cellule della pelle aggiungono una quantità significativa di sporco a questo disastro. Fortunatamente esistono dei semplici rimedi per rendere la camera da letto meno polverosa. Ad esempio, è possibile rifare il letto ogni giorno e pulire regolarmente la stanza con aspirapolvere e acqua. È possibile cercare di eliminare i tappeti, i mobili e tutti gli oggetti di arredo non necessari che tendono a raccogliere la polvere. Inoltre, fai attenzione alla qualità quando acquisti tende o lenzuola. Più il tessuto è morbido, più raccoglie lo sporco. Infine, sei sempre in tempo per vietare al tuo animale domestico di entrare in camera da letto. Ma siamo onesti, non lo farai mai. I moderni purificatori d'aria, i condizionatori e i ventilatori a soffitto possono contribuire a rendere più accogliente la zona notte, ma assicurati di pulirli regolarmente. Se il filtro è sporco, intasato di peli o altri inquinanti atmosferici, non riuscirà a eliminare la nuova polvere che si crea e che anzi finirà per accumularsi sulle superfici della camera da letto. A proposito di polvere, sai che puoi pulire il bordo di una scopa con una paletta? Questa parte a zigzag qui non ha solo una funzione estetica, è possibile usarla come pettine per le setole. Ti è mai capitato di avere questi segni dietro le orecchie dopo aver indossato a lungo un paio di occhiali? A volte ci vogliono addirittura settimane per farli sparire. Significa che le parti laterali degli occhiali, chiamate aste, non sono regolate correttamente per la tua testa. In altre parole, sono troppo strette. Questa pressione può causare delle irritazioni della pelle e persino provocare il mal di testa. Se sono piegate verso la zona dietro le orecchie, possono premere sulla parte fragile del cranio. Tieni quindi presente che le aste non devono solo avere la giusta lunghezza, ma anche la giusta regolazione. Un ottico professionista può facilmente risolvere questo problema. È molto più sicuro che provare a farlo da soli. Le grattugie possono essere utilizzate anche in posizione orizzontale. In molti casi è molto più comodo grattugiare una carota o un grosso blocco di formaggio in questo modo. Se vuoi grattugiare un prodotto morbido come il formaggio di capra o la mozzarella, ti conviene metterli in freezer per circa 30 minuti prima di iniziare a farlo. Inoltre, esiste un modo per facilitare la pulizia ed evitare che il formaggio si attacchi. Spruzza sulla grattugia una piccola quantità di olio prima di usarla. Ora diamo un'occhiata ai lati più impopolari della grattugia. Li hai mai usati? Questo lato è in realtà progettato per affettare, diventa molto utile se vuoi tagliare in fette sottili la verdura per l'insalata o la pasta, o per avere delle patatine da friggere. Questi piccoli fori sono progettati per grattugiare le scorze. Le grattugie sono molto utili per il prossimo suggerimento non legato agli alimenti. Se il tuo budget è limitato, puoi acquistare questo sapone da bucato super economico, grattugiarne una piccola quantità e gettarlo direttamente in lavatrice invece di usare il normale detersivo. Sapevi che è possibile cambiare il senso di apertura della porta del frigorifero? Ecco le cerniere. Fissandole sull'altro lato, la porta si aprirà dall'altra parte. Ma prima di tentare di effettuare qualsiasi riparazione da solo, assicurati di scollegare la fonte di alimentazione e di leggere le istruzioni per il particolare modello di frigorifero che hai in casa. Hai mai notato che la carta stagnola ha un lato lucido e uno opaco? Molte persone credono che sia importante quale lato venga utilizzato, perché il lato lucido dovrebbe trattenere meglio il calore. In realtà non fa alcuna differenza. Il processo di fabbricazione fa sì che i due lati abbiano un aspetto leggermente diverso, ma entrambi fanno ugualmente il proprio lavoro. La carta stagnola può essere utile non solo in cucina. Ecco un trucco poco conosciuto che ti aiuterà con le batterie. Supponiamo che ti manchino le batterie AA. Non preoccuparti, usa una batteria AAA più piccola e un pezzetto di carta stagnola. Basterà inserirla su una delle estremità e funzionerà alla grande, perché sia le batterie AA che quelle AAA hanno lo stesso voltaggio. Sapevi che i contenitori per il cibo da asporto, tipici dei ristoranti cinesi, si possono aprire e trasformare in comodi piatti? Basta sganciare i due lati e la forza di gravità farà il resto. Tra l'altro, il vecchio nome di questo tipo di contenitore di cartone è secchio per ostriche, perché in origine era stato progettato per contenere le ostriche. Ecco come puoi proteggere la tua carta di credito da potenziali frodatori. Copri le ultime 4 cifre con un pennarello, oppure con un adesivo che sia facilmente removibile. Hai mai avuto un ospite che non usa i sottobicchieri? Prendi un asciugacapelli e tienilo a qualche centimetro dalla macchia. Impostalo su un calore medio per far evaporare l'acqua.
Se rimane un segno sbiadito, mescola in uguale quantità aceto e olio di oliva in una coppetta. Passali sul segno e strofina fino a quando la macchia scompare. Poi asciuga con un panno. Non perdere tempo a strofinare via il bruciato dal fondo della pentola. Invece, riempila d'acqua e aggiungi 3 cucchiai di sale. Lascia a bagno tutta la notte. Il sale dissolve il bruciato e al mattino puoi buttare via l'acqua. In questo modo è più facile sgrassare tutto. Immaginati questo scenario. Sei in vacanza e la tua camicia si è tutta stropicciata nella valigia. Ti serve stasera, ma l'hotel non ha un ferro da stiro. Niente panico. Appendi la camicia in bagno e mentre ti rilassi con una doccia calda, il caldo e l'umidità stireranno la camicia. Non sarà perfetta, ma molto meglio di prima e senza sforzi. Stasera c'è la partita e scopri di aver finito la scorta di batterie del telecomando, ma puoi anche usare una batteria più piccola. Prendi un pezzettino di carta stagnola e piegalo. Poi inseriscilo nel telecomando dalla parte del polo negativo della batteria, quella piatta. Fatto! Adesso puoi accendere la tele. Quando le infradito si crepano e la stringa centrale fuoriesce dal poro, è un segno che le devi cambiare. Ma c'è un modo per estendergli la vita. Reinserisci la stringa nel foro, poi prendi una graffetta e attaccala alla estremità della stringa. La graffetta aiuterà la stringa a rimanere al suo posto. Hai ricevuto un pacco e la fattura è appiccicata alla scatola. Sei riuscito a staccarla, ma come togliere lo scotch senza strappare la carta? Prendi le due estremità dello scotch e tirando piano lo scotch si allunga e si separa dalla carta senza strapparla. I sacchetti richiudibili sono perfetti per conservare le cose all'asciutto, ma sarebbe grandioso se fossero più grandi. Prendine due e girane uno al contrario. Adesso possono incastrarsi e hanno la dimensione di un sacchetto grande, quanto basta per proteggere la tastiera. Non c'è bisogno di portarsi le chiavi in mano quando vai a correre. Invece puoi metterle in tasca, prendere un elastico, legarlo intorno alla tasca dall'interno della felpa. In questo modo le chiavi non cadranno. La chiave si è rotta nella porta e bloccata. Perfetto. Chiamare un fabbro potrebbe costare fino a 100 euro. Ma per un'opzione più economica e veloce, prova a usare la colla a caldo. Scalda un'estremità con l'accendino e quando è abbastanza calda da sciogliersi, spingi la colla nella toppa. Quando si raffredda, si comprime e aggancia la chiave e adesso non rimane che tirarla fuori. Se devi travasare del liquido da una pompa da giardino e vorresti evitare di farlo con la bocca, mettine un'estremità nell'acqua e punta l'altra verso l'alto, tappandola con il pollice. Poi scuotila su e giù. Questo movimento spinge l'acqua in su, un po' alla volta, e quando ha raggiunto l'estremità, abbassa quest'ultima verso la terra e lascia che la forza di gravità faccia il resto. Hai lasciato le chiavi chiuse dentro l'auto. È un vecchio modello con i finestrini non elettrici. Puoi usare una gruccia e provare a forzare la serratura, ma ci metteresti una vita. Oppure optare per del nastro adesivo. Fai una ventina di strisce lunghe circa 60 cm. Attaccale al finestrino, lasciando abbastanza spazio in basso per potervisi aggrappare. Poi chiama un amico. Insieme afferrate le strisce dal fondo e tirate verso il basso. Riuscirete ad abbassare il finestrino abbastanza per aprire la portiera. Mentre avviti delle lunghe viti nel bagno, potrebbe capitarti che il trapano cominci a scaricarsi, lasciandole fuori per metà, prima di abbandonarti del tutto. Prendi un blocco di cera e passalo sulle viti. La cera è un lubrificante e si scioglie quando si scalda. Le viti entreranno più facilmente. Sei in campeggio ma non hai portato niente per accendere il fuoco. Prendi una borsina di plastica che non perda. Riempila di acqua e chiudila stringendola forte con un doppio nodo. Tienila in modo che sia alla luce del sole. La borsa d'acqua funziona come una lente di ingrandimento e accenderà il fuoco, ma ovviamente deve essere una giornata di sole. Non hai il cavatappi o ti si è rotto il tappo a metà? Usando un accendino, riscalda il collo della bottiglia. Il calore fa espandere il vetro e in questo modo il tappo salterà fuori. Sei di nuovo incollato le dita con l'attaccatutto? Prendi del sale e cospargilo sopra le dita incollate. Poi metti le dita sotto l'acqua e strofinale una sull'altra. Questa miscela dissolverà la colla e sarai libero in men che non si dica. Quando vuoi appendere un quadro, a volte è impossibile trovare quel maledetto chiodo. Prendi una forchetta, inserisci la testa in giù nel chiodo in modo che il chiodo si infili tra i denti della forchetta. La forchetta separa il quadro dal muro e in questo modo è più facile far combaciare la fascetta del quadro con il chiodo. Quando il quadro è in equilibrio, puoi togliere la forchetta. Devi mettere un pezzo di torta in un contenitore, ma quando lo estrarrai potrebbe rovinarsi. Metti il coperchio sotto sopra e appoggia la torta sul coperchio.
Il coperchio è diventato la base del contenitore, rendendo più agevole l'accesso alla torta, fetta dopo fetta. Si può far fuoriuscire l'acqua più comodamente dai bottiglioni e dalle bottiglie facendole roteare. In questo modo l'acqua girerà come in un vortice. Il vortice permette che l'aria rientri nella bottiglia man mano che l'acqua esce. È molto più veloce dell'alternativa goccia a goccia. C'è un modo più facile e meno caotico di sgusciare le uova sode. Dopo aver fatto bollire le uova, rompi il guscio su entrambi i lati picchiettandoli. Togli il guscio a una delle due estremità. Poi soffiaci dentro. La forza dell'aria spingerà sul guscio espandendolo e l'uovo ne uscirà intatto. Quando le cerniere del portatile si rompono, può costare fino a 300 euro farle riparare. Si può risparmiare comprando una cornice da foto e incollandola sul retro dello schermo. Ti è caduto un minuscolo pezzettino di gioiello sul pavimento, impossibile da ritrovare. Prendi un calzino e piazzalo sull'estremità del tubo dell'aspirapolvere. Dai una bella aspirata nella zona e controlla di tanto in tanto il calzino. Sicuramente lo ritroverai. Hai fatto un buco nel muro, ma è troppo largo. Togli la vite e trova un qualsiasi oggetto che sia leggermente più corto a fine della vite. Un pezzo di plastica, un filo, una clip o anche uno stuzzicadenti fanno al caso tuo. Metti il tuo oggetto nel buco. Devi riempire abbastanza il buco per fare in modo che la vite ci entri e sia salda. Portando fuori l'immondizia, a volte può succedere di versarsi addosso il liquido nauseabondo del fondo del bidone. Un modo intelligente per evitarlo è mettere della carta di giornale sul fondo del sacchetto. Non solo assorbe tutti i liquidi, ma aiuta anche a prevenire i cattivi odori che si formano nel bidone. Le zanzare non piacciono a nessuno e gli anti-zanzare sono carissimi. Un'alternativa economica è prendere una bottiglia di plastica, tagliare via la parte superiore dalla base dell'imbuto. Dopo averla tolta, girala al contrario e inseriscila nella bottiglia. Mescola due tazze di acqua calda con due cucchiai di zucchero. Le zanzare saranno attratte da questa formula e rimarranno imbottigliate. A questo punto puoi anche sederti e rilassarti, senza essere pizzicato. Quante funzioni nascoste di cui non hai mai sentito parlare ci sono nella tua auto? La maggior parte delle auto di adesso ha una codifica a colori per ogni oggetto sotto al cofano. Questo serve a capire cosa è necessario supervisionare tra i vari servizi. Astina di livello, tappo dell'olio, liquido di raffreddamento. Puoi anche dare un'occhiata al liquido dei freni e al sapone dei vetri. Le cose nere o grigie lasciale ai meccanici. Hai mai visto una luce a fiocco di neve sul cruscotto della tua auto? Non serve per notificarti che arrivano le vacanze invernali, se è questo che ti stai chiedendo. No, è un sensore che indica la temperatura esterna. Si attiva e fa accendere la spia ogni volta che si abbassa repentinamente la temperatura, per la tua sicurezza su strada. A volte la spia è accompagnata da un segnale acustico o da un messaggio sul cruscotto per avvisarti che le strade potrebbero ghiacciare, quindi dovresti ridurre la velocità o montare gli pneumatici adeguati se necessario. La maggior parte delle macchine è dotata di funzionalità aggiuntive anche per l'estate, come le alette parasole. Sappiamo tutti che si possono tirare giù quando il sole batte in faccia, ma non tutti sanno che si possono anche ruotare per fornire copertura laterale. Se la tua non ruota c'è una soluzione semplice però. Acquista un estensore, si trova anche online. Si attaccano alle alette o ai finestrini per una migliore copertura. E ora scopriamo alcune funzionalità nascoste nelle nostre case. Non serve una scienza, ma è anche vero che va rispettata una regola aurea quando si preparano i cubetti di ghiaccio. Bisogna riempire lo stampo con acqua a filo, deve esserci uno strato d'acqua che unisce tutti i riquadri. Questo strato aiuterà a far uscire più velocemente i cubetti dal vassoio perché si spezzerà quando piegherai lo stampo. E voilà, ghiaccio pronto per il tuo drink. Se ti sembra che la temperatura del forno è troppo alta o se devi cucinare dei piatti delicati che richiedono un maggiore controllo sulla temperatura, c'è un modo semplice per regolarla. Le manopole del forno di solito sono dotate di viti di calibrazione sul retro. Estrai la manopola di plastica e regolala in base alle tue preferenze. Assicurati solo di scollegare il forno da qualsiasi fonte di energia prima di farlo. Sai cosa hanno in comune la tua stufa e la tua auto? Entrambe hanno una cappa che puoi aprire per controllarla o pulirla.
Se guardi da vicino la parte superiore dei fornelli, vedrai i due cardini situati negli angoli posteriori. Così potrai sollevarla facilmente e ripulire tutta la sporcizia che è rimasta bloccata lì dentro. Ti sei mai chiesto perché la colla non si attacca dentro alle bottiglie? La risposta in realtà è complessa e dipende dal tipo di colla, ma in realtà è semplice. Dentro non c'è aria. La colla PVA contiene alcune molecole chiamate polimeri e acqua. Quando la colla è all'aria aperta, l'acqua evapora, lasciando solo i polimeri appiccicosi. Con il Super Attack però non è così. Dentro c'è una sostanza chimica che solidifica non appena entra in contatto con il vapore contenuto nell'aria. Sapevi che Microsoft Word ha una funzione che puoi utilizzare per i riferimenti e una bibliografia? Non è solo utile per tenere traccia di tutto, ma serve anche a formattare automaticamente le informazioni. Se ti piace avere la casa piena di piante, ecco un modo semplice per capire se è ora di annaffiarle. Infila un dito nella terra. È più accurato rispetto a guardare solamente la superficie. Se riesci a raggiungere 5-7 cm dentro alla terra e senti che è asciutta, molto probabilmente la pianta ha bisogno di acqua. Questo trucco però funziona meglio con le piante nei vasi più piccoli, per la profondità limitata. In ogni caso, sempre meglio informarsi sulle esigenze della pianta, di quanta acqua e luce ha bisogno. E mi raccomando, non danneggiarne le radici. Di la verità, hai dei vestiti che metti tutti i giorni e altri che invece restano sempre nell'armadio, dimenticati. Ecco un modo semplice per capire quali usi e quali no. Per prima cosa, gira le grucce al contrario. Se hai davvero voglia di impegnarti in questo progetto, puoi avvolgere dei pezzi di nastro isolante sui ganci e scriverci sopra la data di quando lo fai. Dopodiché è tutto molto intuitivo. Ogni volta che indossi un capo, giri la gruccia in avanti. Dopo 6 mesi, 1 anno, i vestiti che non hai mai messo dovresti regalarli o venderli. Un altro ottimo modo per utilizzare le grucce per tenere in ordine è metterci le sciarpe. Così non si sguacciranno e le vedrai meglio disposte così. In questo modo capirai effettivamente quali usi e quali invece non usi. Se vuoi più spazio nell'armadio, soprattutto quando cambia stagione, prendi dei sacchetti per il sottovuoto. Piega indumenti, bucato, coperte e tutto ciò che vuoi e metti dentro ai sacchetti. Accendi l'aspirapolvere, metti l'ugello nel sacchetto e aspira tutta l'aria contenuta nel sacchetto. Così i capi occuperanno meno spazio e rimarranno puliti, asciutti e privi di tarme. Se hai un cestino vuoto in giro e non sei sicuro di volerlo buttare, puoi sempre riutilizzarlo come una bella lampada. I cesti di Bimini fanno un ottimo effetto. Basta praticare un piccolo foro nel cestello inferiore e metterci dentro lampadine a sospensione. Puoi anche verniciarlo a mano o con una bomboletta se la vuoi di un colore particolare. Un altro modo per riciclare cose in casa: usare i barattoli dei biscotti vuoti per tenerci dentro le palline per asciugatrice. Comunque puoi usare i fogli per asciugatrice per rimuovere la polvere dagli schermi, dei computer o della TV. Questi elettrodomestici sono a corrente, quindi di norma attirano molte particelle di polvere. I fogli per asciugatrice servono per ridurre l'elettricità statica, quindi non solo rimuovono la polvere, ma aiutano anche a tenerla controllata per un periodo di tempo più lungo. I fogli per asciugatrice possono darti una mano anche se hai una giornata no con i capelli, che tu ci creda o no. Possono aiutarti a domare i tuoi capelli ogni volta che l'effetto crespo è insostenibile. Passati uno di questi fogli dalle radici alle punte e lo stupore è garantito. Se c'è un particolare tipo di saponetta di cui ti piace l'odore e vorresti sentirlo anche sui tuoi vestiti, puoi usare la saponetta per creare un buon deodorante da abiti. Avvolgi la saponetta nel tessuto e mettila tra i panni. Così le tue magliette avranno un ottimo odore ogni volta che le indossi. E potrai anche risparmiare sull'ammorbidente. Non so la tua lavatrice, ma la mia adora saltellare in giro. Se anche la tua se ne va a zonzo e finisce sempre in un altro punto, soprattutto durante la centrifuga, succede perché non è perfettamente fissata a terra.
La cosa buona è che la maggior parte delle lavatrici moderne può autolivellarsi, poiché sono dotate di gambe. Basta sollevare la parte posteriore della lavatrice da terra e le gambette usciranno. Così si bloccherà in posizione. Vuoi versarti da bere prima di iniziare? Assicurati solo di non afferrare il calice con il palmo della mano. Sì, è così. Il calice ha uno stelo per un motivo. Toccare il calice di vetro con le mani altererà la temperatura della bevanda, che si scalderà molto prima. Mentre siamo in cucina, controlliamo il frigorifero. La maggior parte è dotata di aree designate per le uova, che si trovano sugli scaffali degli sportelli, ma questa potrebbe non essere la soluzione migliore. La temperatura su questi scaffali tende ad essere un po' più alta rispetto a quella del frigorifero stesso, quindi non è il posto migliore dove conservare i cibi delicati come uova e i latticini. Ricordatelo la prossima volta che devi riporre degli alimenti. Inoltre, mentre stiamo ancora guardando all'interno del frigorifero, sapevi che aspettare che il cibo si raffreddi prima di refrigerarlo potrebbe essere più male che un bene? Mantenere il cibo a temperatura ambiente per più di 2 ore può aumentare la possibilità che possa andare a male. Quindi metti tutto in frigo il prima possibile. Assicurati solo di dividere il cibo in porzioni più piccole in modo che si raffreddi più velocemente. Cos'è che ho appena visto nel tuo frigorifero? Cioccolato? Beh, questo è un grande no-no! Indipendentemente dalla stagione, ricordati che non si conserva mai il cioccolato in frigorifero. Quando la temperatura è molto bassa, il cioccolato tende a perdere il suo sapore. Inoltre, nessuno vuole mangiare il cioccolato duro come una roccia. Ma parliamo della colazione. La prossima volta che metti a bollire un uovo, prova a mettere un cucchiaino di bicarbonato di sodio nell'acqua. I gusci d'uovo si staccheranno molto più facilmente. Un altro consiglio è quello di rompere l'uovo a un'estremità e farlo scorrere sotto il rubinetto. Il flusso d'acqua farà sì che il guscio venga via più velocemente e con meno disordine. Ti piacciono i frullati? Scommetto che non sapevi che esiste un modo corretto per caricare il frullatore. Inizia con i liquidi, poi aggiungi i solidi. Il movimento creato dai liquidi garantirà un frullato più omogeneo e senza grumi. Dopodiché puoi pulirlo frullando un po' di detersivo per piatti insieme a un po' d'acqua. Non metterlo nella lavastoviglie, poiché il ciclo completo può danneggiare le piastre metalliche del frullatore. Se hai voglia di un panino al burro di arachidi, ma il burro di arachidi si è scomposto con la parte oleosa sopra, ricorda, c'è un modo corretto per conservarlo. Metti il barattolo capovolto, in questo modo gli oli si distribuiranno uniformemente. Ti piacciono le bistecche, ma non riesci mai a ottenere la giusta consistenza? Potrebbe essere perché la mangi subito. Invece devi lasciar riposare la carne per almeno 10 minuti prima di tagliarla. Usare il coltello giusto ti darà risultati ancora migliori. Un coltello ben affilato ti assicurerà di mangiare una bistecca ancora più succosa. Ti piacciono gli spaghetti? Ti sei mai chiesto perché c'è un buco al centro del mestolo? Beh, in pratica quel buco serve per dosare una sola porzione. Ora saprai esattamente quanti spaghetti fare. Se utilizzi le padelle antiaderenti, allora non utilizzare gli utensili di metallo. Scegli invece quelli di legno o di plastica. Il metodo potrebbe graffiare la superficie delle padelle e danneggiarle. Anche tu sei un tipo da «stasera mangiamo gli avanzi»? E io che credevo lo fossimo tutti. Beh, ecco un consiglio veloce per riscaldare la cena nel microonde. Prova a stendere il cibo lungo i bordi del piatto. Il microonde è progettato per riscaldare il cibo nel modo più uniforme possibile, ma non se il cibo è tutto accatastato. Hai mai provato ad estrarre un solo Tic Tac dal suo contenitore? Basta girare la scatola di lato. C'è una fessura apposita sulla parte superiore in plastica. Non dovrai più agitare la scatola di Tic Tac come un pazzo. Se vuoi sentire della musica ma non hai un altoparlante, non preoccuparti. Se metti il telefono in una tazza o in una ciotola, il suono sarà più amplificato e potrai goderti le tue canzoni preferite. Stai andando di corsa e il tuo telefono ha esaurito la batteria. C'è un modo semplice per ridurre il tempo di ricarica. Basta impostare il telefono in modalità aereo. Vedrai, si ricaricherà fino al 100% in pochissimo tempo. Tendiamo a mettere il telefono un po' ovunque, nelle tasche, nella borsa e sotto il cuscino. E un sacco di lanugine può infilarsi nella porta di ricarica. Per motivi di sicurezza spegni sempre il telefono prima di pulirlo. Puoi utilizzare degli strumenti appositi per pulire la porta di ricarica, quella degli altoparlanti e del microfono. Assicurati solo di fare piano. Che bella scrivania che hai! Sapevi che quelle piccole gambe sul retro della tua tastiera servono per aiutarti a vedere meglio i tasti? Tuttavia, se sei in grado di digitare senza dover guardare la tastiera, allora non sollevarla.
A lungo andare questa posizione può danneggiare i tuoi polsi. Se ti piace tenere tutto organizzato e usare i post-it, assicurati di rimuoverli sollevandoli da un lato all'altro per evitare che si arriccino. Sembra proprio che non sappiamo mai dove riporre le cose, in particolare le lenzuola. Un modo semplice per non mischiarle è riporre ogni set in una delle sue federe. Non solo avrai un facile accesso a ogni set, ma sarà molto più bello a livello estetico. Quando si tratta di riporre i vestiti, le persone usano le grucce in legno non solo per motivi estetici. Possono essere più ingombranti e pesanti di quelli di plastica, ma sono ottime per respingere le tarme. Tienilo a mente, soprattutto quando riponi i vestiti invernali. Sei mai stato curioso di sapere a cosa serve quel buco nelle tue scarpe da corsa, quello proprio vicino alle caviglie? Beh, serve per una ragione. Più stretti sono i lacci delle scarpe, meno è probabile che ti vengano delle vesciche. Calza le scarpe correttamente e usa quel buco extra prima di andare a correre. Anche le tue maglie hanno un segreto. All'interno della maglietta, tra le spalle, c'è un piccolo passante che serve per appendere il capo se non hai una gruccia. Non c'è nulla di peggio di una valigia disorganizzata. Se non vuoi aprire la tua valigia e trovare tutti i vestiti stropicciati, allora invece di piegarli, prova ad arrotolarli e metterli dentro in modo ordinato. In questo modo risparmierai spazio, avrai un facile accesso a tutto ciò di cui hai bisogno e i tuoi vestiti saranno meno stropicciati. Non per essere invadente, ma ci sono un sacco di cose che vorrei mostrarti anche in bagno. Per eliminare tutti i germi delle mani devi lavarle per almeno 20 secondi. Inoltre ti consiglio di aprire e chiudere il rubinetto con il polso quando possibile. In questo modo avrai le mani perfettamente pulite per un periodo di tempo più lungo. Spazzolati i capelli dal basso se vuoi eliminare i nodi. Spazzolarli dall'alto causerà solo più danni. Quando è il momento di lavarti i capelli, assicurati di mettere lo shampoo solo sul cuoio capelluto. Fai attenzione però a non applicarlo direttamente in testa. Mettilo prima tra le mani e aggiungi un pochino d'acqua e poi massaggialo in testa. Puoi anche non mettere lo shampoo sulla fine delle ciocche, a meno che non siano molto sporche. La schiuma che scenderà dal cuoio capelluto sarà sufficiente per detergere tutte le ciocche. Prenditi cura anche della spugna. Lasciarla nella doccia calda e umida può aumentare il rischio di batteri nocivi. Una volta alla settimana lavala insieme al bucato, lasciala in ammollo nella candeggina diluita. Siamo sicuri che applichi una crema idratante dopo la doccia, ma c'è un modo corretto per farlo. Non aggiungere troppa crema sul tuo viso e assicurati di picchiettare, non strofinare. La tua pelle ti ringrazierà. Non devi essere un dentista per sapere quanto sia importante l'uso del filo interdentale. La prossima volta prova a farci un nodo. In questo modo sarà più teso e i tuoi denti saranno più puliti in pochissimo tempo. La prossima volta che una ricetta ti chiederà di separare i tuorli dagli albumi, prova a farlo così. Sbuccia uno spicchio d'aglio e strofinalo sulle dita. Dopodiché rompi con cautela un uovo in una ciotola. Con le dita sporche di aglio raccogli il tuorlo. Voilà! Potrai ammirare come si separa facilmente dall'albume. Se devi sbucciare un uovo, puoi usare questi due semplici modi. Quando metti a bollire le uova, aggiungi un cucchiaino di bicarbonato di sodio all'acqua bollente. Ti aiuterà a sbucciare le uova più facilmente. Se non hai il bicarbonato, mettile sotto l'acqua fredda non appena pronte. I gusci delle uova si staccheranno più facilmente e non ti brucerai le dita mentre le sbucci. Ai bordi delle strade si trovano delle bande rumorose. Il motivo è importante. Svegliano gli automobilisti che si appisolano al volante. Quando un'auto inizia ad andare fuori strada, il rumore degli pneumatici che passano sopra queste bande sveglia il conducente. I cartellini dei prezzi e le etichette incollate sui Tupperware sono più facili da rimuovere di quanto si possa pensare. Non c'è bisogno di sprecare acqua calda e sapone. Prendi un asciugacapelli. Punta il getto di aria calda direttamente sull'etichetta per circa un minuto. L'etichetta si staccherà subito. Gli elettrodomestici bianchi possono ingiallire con il tempo. Per recuperare il colore originale, puoi usare questo semplice trucco. Applica una crema sbiancante sulla superficie dell'oggetto. Avvolgilo nella plastica e lascialo così per tutta la notte.
il mattino dopo sarà bianco come quando l'hai comprato. Aprire un intero pacco di lattine senza rovinarlo può essere un problema. Normalmente si fa un buco nella plastica e si estrae la lattina. Il fondo delle lattine è stato progettato per rendere questa operazione molto più semplice. Prendi una lattina e strofinala sopra un'altra nella confezione. In questo modo ritaglierai un cerchio delle dimensioni della lattina. Potrai prenderla senza distruggere tutto l'involucro. Passiamo ora alla spremitura dei limoni. Quando li compri al supermercato non sai mai quanto siano succosi. Spesso quando li porti a casa e provi a spremerli esce pochissimo succo. Prova a scaldare questi agrumi nel microonde per 30 secondi prima di aprirli. Vedrai che uscirà molto più succo. Ma fa attenzione, saranno bollenti. Evita di bruciarti le mani. Sei in giro con gli amici. Hai voglia di ascoltare un po' di musica ma non hai un altoparlante? Nessun problema. Metti il telefono in un bicchiere o in una ciotola. Il suono diventerà più forte. Se non hai una gruccia a portata di mano ma devi appendere la camicia, questo trucco fa per te. La maggior parte delle camicie ha sul retro un occhiello. Puoi usarlo per appendere la camicia. Ecco il dramma che tutti vogliono evitare. La batteria del cellulare è scarica e tu sei in ritardo. Prova questo semplice trucco. Collega il cellulare e attiva la modalità aereo. Il telefono si ricaricherà in pochissimo tempo. Fa passare la banda adesiva di un post-it lungo la tastiera del portatile. Rimuoverà i residui di cibo e polvere che si sono incastrati tra i tasti. Evita di mettere dei cibi molto caldi nei contenitori di plastica. La plastica calda rilascia delle sostanze chimiche tossiche. Non vuoi ingerire queste sostanze, vero? Non c'è niente di meglio di un bel bagno caldo la sera. Quelle bolle non sono solo belle e profumate, mantengono anche la temperatura dell'acqua costante. In questo modo potrai goderti un bel bagno caldo senza che si raffreddi subito. Sei appena tornato a casa e hai voglia di un panino col burro di arachidi. Nel vasetto il burro di arachidi si è separato in due strati, l'olio in cima e la crema sotto. La prossima volta conserva il barattolo capovolto. Cacciavite e chiave inglese possono essere usate insieme per rimuovere quella vite incastrata. Afferra il manico del cacciavite con la chiave inglese e usala per applicare più forza. In questo modo raggiungerai anche i punti più scomodi. C'è un motivo per cui il bastoncino per girare il caffè somiglia a una cannuccia. I fori servono a ridurre la quantità di plastica necessaria per la produzione. Inoltre impediscono al bastoncino di galleggiare. I fori si riempiono di caffè rendendolo più pesante. A proposito di caffè, non dovresti mai acquistare un prodotto vecchio più di 18 mesi. Controlla sempre la data di scadenza quando lo acquisti. Se le classiche saliere e pepiere dei ristoranti sono sempre un problema, ho un consiglio per te. Invece di scuotere tutto il braccio per cercare di far uscire il sale dal contenitore, prova a strofinare il fondo di un recipiente con il fondo dell'altro. Prendi il sale e tienilo in modo che il fondo del contenitore sia rivolto verso l'alto. A questo punto, tenendo quello del pepe in posizione verticale, strofina le due parti inferiori. Grazie all'attrito, il sale fuoriuscirà senza alcuno sforzo. Dopo una lunga giornata di cammino, probabilmente le tue scarpe avranno un profumo particolare. Ecco una buona notizia! Metti delle bustine di tè nuove nelle scarpe, dopodiché spostale in un luogo asciutto per un po' di tempo. Le bustine di tè assorbiranno i cattivi odori e asciugheranno le solette. Se durante una passeggiata ti si sono strappate le infradito, non disperare. Abbiamo un modo per sistemarle. È necessario avere con sé una piccola molletta che si trova sulle confezioni del pane. Per prima cosa, spingi la stringa nel foro. Dopodiché, attacca la molletta alla stringa sotto la suola. Ecco fatto! Per rafforzare il sistema immunitario, il corpo ha bisogno di vitamina C. Le arance, però, sono un frutto difficile da sbucciare. Per evitare di spruzzarti il succo sul viso, inizia tagliando sia la parte superiore che quella inferiore dell'arancia. Poi taglia la buccia verticalmente. Aggancia le dita sotto i lati opposti del taglio e apri l'arancia. Se non sai bene quanto detersivo usare per lavare i vestiti, ecco un suggerimento. Controlla il tappo del detersivo. Troverai la quantità esatta di liquido da utilizzare per ogni lavaggio. In questo modo risparmierai detersivo. I pennarelli indelebili non sono così indelebili. Te lo dimostro subito. Stai scrivendo su una lavagna e non ti sei accorto di aver usato un pennarello indelebile.
Ecco la buona notizia. Non dovrai buttar via la lavagna. C'è un modo per salvarla. Prendi un pennarello normale e ricalca le linee lasciate da quello indelebile. Lascia agire per qualche minuto, in modo che i due pennarelli si fondano insieme. L'inchiostro del pennarello normale contiene un solvente che scioglie il pigmento contenuto nel pennarello indelebile. Ora prendi un tovagliolo di carta e passalo sulla lavagna. Il pennarello verrà via facilmente. Se devi sbucciare le pesche, sbollentale. Inizia scaldando dell'acqua. Aspetta che inizi a bollire. Immergi le pesche nell'acqua per circa 20 secondi. Poi metti la frutta in una ciotola con acqua fredda e lasciale lì per circa 5 minuti. La buccia si staccherà facilmente e piacevolmente. Il coperchio di plastica che copre il bicchiere takeaway può essere usato come sottobicchiere. Togli il coperchio e mettilo sul tavolo. Il fondo del bicchiere si incastrerà perfettamente nell'anello interno del coperchio. Da oggi non lascerai più segni sul tavolo. Le setole laterali delle scale mobili sono presenti per motivi di sicurezza. Rimangono ferme mentre la scala mobile è in movimento, evitando che le persone si avvicinino troppo ai lati. In questo modo evitano che i lacci delle scarpe si incastrino nei meccanismi. Presta attenzione alle porte degli ascensori. Noterai un piccolo foro. Si tratta di un'entrata per la chiave di emergenza del personale autorizzato. Viene usata in situazioni di emergenza o per la manutenzione. Le strisce nere sugli scuolabus gialli non sono solo un elemento di design. In realtà sono delle barre di metallo messe lungo tutto il perimetro del bus per rinforzare le sue pareti piuttosto sottili. In caso di collisione riescono ad assorbire e dissipare la maggior parte della forza prodotta nell'impatto, preservando la struttura del bus. Queste guide laterali sono infatti posizionate in punti strategici. La più bassa corre al livello del pavimento, quella centrale corrisponde alla parte inferiore dei sedili e quella superiore corrisponde o alla parte superiore dei sedili o alla parte inferiore del finestrino. Il ventilatore da soffitto può ruotare in due direzioni diverse per un motivo ben preciso. Una direzione è per l'estate, l'altra per l'inverno. Quando fa caldo i ventilatori dovrebbero girare in senso antiorario. In questo modo tirano l'aria calda verso l'alto e spingono l'aria fredda verso il basso. La modalità in senso orario, quella invernale, sposta l'aria calda verso il basso e solleva l'aria fredda. Quando noti che le setole blu del tuo spazzolino da denti iniziano a sbiadire, significa che è ora di sostituirlo. Puoi regolare la tua pinzatrice per spillare, solo temporaneamente, i tuoi documenti. Basta modificare l'impostazione ruotando la placca metallica posta alla fine del braccetto. La maggior parte delle pinzatrici ha due opzioni, quella standard e quella con i punti piegati verso l'esterno. Quando non ti serviranno più, potrai rimuoverli facilmente a mano. Molte persone usano un coltello per rimuovere i piccioli delle fragole. In questo modo si spreca una grande parte del frutto, del tutto commestibile. Invece di un coltello, prova con una normale cannuccia. Inserisci un'estremità della cannuccia nel fondo della fragola e spingila delicatamente fino in fondo. Se tutto va come previsto, la cannuccia farà uscire il picciolo. Un piccolo foro sul fondo di un lucchetto aiuta a drenare l'acqua dalla serratura dopo la pioggia. Impedisce che il meccanismo si arrugginisca e si intasi. Si può anche usare questo foro per oliare le cerniere del lucchetto in modo che non si blocchi. Se un lucchetto è sprovvisto di questo piccolo foro, allora è consigliato usarlo solo in luoghi coperti. Recenti studi hanno dimostrato che mettere i piatti sporchi di purè di patate o qualsiasi altro avanzo di carboidrati verso i lati del ripiano inferiore della tua lavastoviglie non ne facilita la pulizia. Questi piatti si lavano meglio se messi al centro del ripiano. Ora lo sai. Quegli strani segni quadrati e colorati sul fondo di un tubetto di dentifricio non hanno nulla a che fare con gli ingredienti. Servono ai robot della fabbrica non per lavarsi i denti da soli, ma per indicare la linea dove il tubo deve essere tagliato e piegato. La maggior parte dei dischetti di cotone struccanti ha due diverse texture su ciascuno dei loro lati. Una superficie è più compatta e assorbente da usare come solvente per le unghie. L'altro lato è molto più delicato e morbido. Può essere infatti usato per rimuovere il trucco del viso e degli occhi. Non staccare i post-it dal fondo. Piegherai la carta e il foglietto non si attaccherà bene. Staccalo di lato per una migliore aderenza. Di sera, quando guidi, potresti essere infastidito dai fari dell'auto che ti segue. Se hai uno specchietto retrovisore manuale, usa la linguetta in basso. Lo specchietto ha un materiale riflettente dietro il suo vetro.
tirando verso di te la linguetta modifichi l'angolo di questo materiale evitando il riflesso delle luci. L'intero processo è ancora più semplice se hai uno specchietto elettrico. Tutto quello che devi fare è attivare la modalità notturna. Il bagno schiuma allevia lo stress, pulisce la pelle e mantiene l'acqua calda. La schiuma è composta da piccole bolle d'aria che formano uno strato isolante sulla superficie dell'acqua, impedendo al calore di fuoriuscire. Stai leggendo un libro di carta, decidi di fare una pausa e ti rendi conto che non hai un segnalibro. Perché rovinare il libro piegando un angolo della pagina? Non è necessario. Puoi invece usare la sovracoperta. A quanto pare, non serve solo a fornirti le informazioni sul libro e sul suo autore. Il tuo stomaco brontola e improvvisamente un panino al burro d'arachidi ti sembra la soluzione perfetta. Apri il barattolo e noti un bel po' di olio in superficie. Caspita, è ora di allenare i muscoli delle braccia e iniziare a mescolare. Ma conservando i barattoli di burro di arachidi a testa in giù, l'olio si sposterà sul fondo e la parte solida rimarrà in cima. Lo scopo principale del cassetto sotto il tuo forno non è quello di conservare tutte le tue pentole e padelle. Dovresti usare quella parte del forno per tenere il tuo cibo al caldo mentre prepari qualcos'altro. Se non hai un posto dove mettere uno stuzzicadenti dopo averlo usato, stacca l'estremità piatta nella prima scanalatura e mettila sul tavolo. Ora puoi bilanciare la parte usata del tuo stuzzicadenti sulla parte scanalata in modo che non tocchi il tavolo. Puoi staccare una porzione di Toblerone semplicemente spingendo il lato appuntito verso il basso. Io? Lo stacco a morsi, non è la procedura corretta, ma il risultato è comunque accettabile. La maggior parte delle prolunghe sono note per staccarsi anche alla minima trazione. Legale insieme in modo lasco e rimarranno collegate anche se accidentalmente tirate. Il nodo potrebbe diventare più stretto, ma le prese rimarranno unite. Una piccola scanalatura sul fondo di una tazza permette il passaggio dell'aria al di sotto. Evita che i bicchieri si rompano quando viene versata una bevanda bollente. Inoltre, quando si mettono le tazze a testa in giù nella lavastoviglie, le scanalature impediscono all'acqua di accumularsi sul fondo. Le padelle antiaderenti hanno un rivestimento speciale che le rende veramente funzionali. Ma attenzione a non usare utensili di metallo mentre hai a che fare con una padella di questo tipo. Graffiare il rivestimento è molto facile, una volta fatto la padella è rovinata. Il cibo comincerà ad attaccarsi alla sua superficie e finirà bruciato o cotto in modo irregolare. Se hai sempre sbucciato le banane partendo dal gambo, prova a farlo al contrario. Pizzica la parte inferiore della banana e tira. In questo modo non rovinerai una parte del frutto. A proposito, è l'approccio che usano le scimmie ed è sempre meglio non discutere con loro. La maggior parte dei tappi dei tubetti hanno un piccolo spuntone sulla sommità. Serve per rompere l'adesivo di stagnola che sigilla il tubo. Il collo del tubo si inserisce proprio in questo foro e lo spuntone è progettato per rompere il sigillo. Non dovrai più lottare cercando di strappare il minuscolo sigillo di alluminio con le dita. Più detersivo usi, più puliti sono i tuoi vestiti, giusto? Non esattamente. Se aggiungi troppo detersivo, puoi rovinare i tuoi capi di abbigliamento. La schiuma eccessiva impedirà ai tuoi vestiti di sfregare l'uno contro l'altro, ed è proprio questo che li aiuta a pulirsi. L'eccesso di schiuma può anche impedire alla tua lavatrice di risciacquare correttamente. I libri vengono spesso stampati su grandi fogli di carta, che vengono successivamente ritagliati e impaginati, piuttosto che su piccoli fogli singoli. Quando il testo non occupa tutto lo spazio disponibile, rimangono delle pagine bianche. Gli editori spesso stampano la parola note o lasciano qualche altra indicazione. È un piccolo trucco che usano per confondere i lettori. Le bande rumorose ai lati della strada servono per allertare i guidatori distratti o assonnati che hanno raggiunto il limite della carreggiata. Quando gli pneumatici passano su queste bande, il rumore e le vibrazioni funzionano come una sveglia. Muovere avanti e indietro lo stick del mascara nel flacone non ti aiuterà ad accumulare prodotto sullo scovolino. Anzi, questo movimento non farà altro che rovinarlo. Muovendo lo stick si spinge l'aria all'interno del tubo. Questo non solo crea grumi, ma tende anche a seccare il prodotto. Il foro delle dimensioni di un centimetro nelle porte dell'ascensore è un buco della serratura. Se le porte si bloccano, un operatore può aprirle manualmente inserendo una chiave speciale in questo foro. Lo stesso strumento viene usato quando un ascensore ha bisogno di manutenzione ordinaria.
Il gas presente nella tua bibita spinge la cannuccia verso l'alto perché cerca di equilibrare la massa galleggiante della cannuccia. Puoi evitare questo movimento della cannuccia semplicemente facendola passare nel buco nell'anello di metallo della linguetta. Quanta scienza in una lattina! Quei quadrati di tessuto che vengono forniti con i vestiti servono per provare i detergenti sul tessuto. In questo modo non rovinerai l'intero articolo una volta che avrai deciso di lavarlo. La parte rotonda e morbida sotto il tappo di una bottiglia impedisce al gas di fuoriuscire. Senza questa parte, la tua bibita perderebbe tutto il gas diventando un semplice succo. Il taglierino dovrebbe durare molto più a lungo di quanto molti pensino. La lama è formata da sottili elementi collegati tra loro. Con il tempo la lama tenderà a smussarsi. In questo caso è possibile staccarne una parte con il tappo che si trova su un'estremità. In men che non si dica, hai una lama affilata nuova di zecca. Non dimenticare di indossare un paio di guanti. Un'altra preziosa serie di consigli dai lato positivo. Diversi tipi di formaggio hanno i buchi per una valida ragione. Ad esempio, il formaggio svizzero è prodotto con speciali batteri che producono anidride carbonica. Quando la CO2 viene emessa, scoppia come una gomma da masticare, lasciando piccoli crateri, noti anche come occhi. Il formaggio viene poi raffreddato, ma i buchi rimangono lì. Ogni anno vengono prodotti oltre 40 miliardi di Oreo. È il biscotto più popolare al mondo. Il disegno geometrico impresso intorno alla parola Oreo è il logo Nabisco, simbolo di qualità europea. William Turnier ha creato il logo Oreo nel 1952. Se usi bottiglie riutilizzabili, probabilmente sai che a volte puzzano. Anche se le usi solo per l'acqua, la puzza rimane. Ma non è l'acqua a puzzare, bensì i microorganismi in essa contenuti. Quando bevi, le particelle di saliva e sudore rimangono lì dentro. Questi batteri iniziano ad accumularsi nella bottiglia, causando quel cattivo odore. Quindi, se scegli le bottiglie riutilizzabili, assicurati di lavarle ogni giorno per evitare che i batteri vi si accumulino. Dopo il lavaggio, lasciale asciugare completamente prima di riutilizzarle. Non solo i jeans sono blu, ma anche le uniformi degli agenti di polizia. I primi agenti di polizia ufficiali apparvero nel XIX secolo a Londra. A loro fu assegnato un uniforme blu per contrastare l'uniforme bianca e rossa dei militari. Due decenni dopo, le forze di polizia furono adottate negli Stati Uniti e ne seguirono lo stile. Oggi l'uniforme è ancora blu perché si è rivelato un buon colore. Non è molto visibile nelle ore buie e gli agenti possono osservare cose e persone senza essere notati. Inoltre, le macchie non sono molto visibili sul materiale scuro. E poi tutti sanno che i poliziotti vestono di blu e sono riconoscibili per questo. Quindi, perché cambiare? Le carote baby sono piccole e, a differenza delle carote normali, umidicce. Ma non sono un tipo speciale di carote, sono in realtà carote normali da cui vengono tagliati la buccia e gli strati esterni e che vengono poi lucidate. Il problema è che, in questo modo, non riescono a trattenere l'umidità. Una carota normale trattiene l'acqua al suo interno grazie agli strati che la ricoprono. Una volta tagliate, le carote baby possono seccarsi facilmente. Per questo di solito sono vendute in sacchetti con un po' d'acqua all'interno. I jeans hanno rivetti di metallo, presenti fin dalla loro invenzione. Jacob Davis, l'uomo che realizzò il primo paio di jeans, aggiunse i rivetti di rame nei punti in cui i pantaloni si strappano più facilmente, come le tasche, per renderli più resistenti. Oggi hanno più che altro uno scopo decorativo, in quanto caratteristici dei jeans. Un'altra particolarità dei jeans sono le piccole tasche che apparentemente non servono a nulla. Forse oggi è vero, ma anni fa, quando molti cowboy indossavano i jeans, la tasca era fatta apposta per tenervi l'orologio da taschino. Inoltre, all'epoca, un paio di jeans aveva solo quattro tasche. Quella minuscola, la tasca per l'orologio, due grandi tasche davanti e una sul retro. I poggiatesta delle auto rimovibili sono una questione di comfort, ma anche di sicurezza. Se estrai il poggiatesta, vedrai due robuste barre di metallo. Se rimani bloccato o intrappolato in auto, puoi usare le barre per rompere il finestrino e uscire. Le piccole macchie rosse che a volte si vedono dopo aver rotto un uovo non sono nulla di preoccupante. Possono essere causate dalla rottura di un vaso sanguigno della gallina durante la deposizione dell'uovo. Le uova con queste macchie possono essere mangiate tranquillamente, ma se vuoi, puoi rimuovere la macchia. Fio, che sollievo!
Nascosta nel logo Toblerone c'è l'immagine di un orso in piedi sulle zampe posteriori. Vuole forse papparsi un cantante di Jodler nei paraggi? Nah, semplicemente gli orsi sono una parte importante di Berna, una delle città più grandi della Svizzera, dove il fondatore ha creato quella tavoletta triangolare. Toblerone è anche un gioco di parole tra il nome della famiglia del fondatore, Tobler, e la parola italiana torrone. Lo spazio vuoto sotto il contenitore dei noodles serve a proteggerli durante il trasporto. Questa tecnica si chiama sospensione media. Inoltre così i noodles si ammorbidiranno più uniformemente e rapidamente. Anche se potresti pensare che il foro sul tappo delle penne a sfera non abbia alcuno scopo, in realtà ce l'ha. Si tratta del cosiddetto sistema di sfiato, che aiuta l'inchiostro a scorrere in modo più fluido. In questo modo si crea una pressione d'aria uniforme all'interno e all'esterno della penna, che consente all'inchiostro di fluire facilmente. Non è un caso che le bottiglie di salsa di soia abbiano due beccucci. La salsa è liquida e fuoriesce abbastanza rapidamente dalla bottiglia, una volta che la si gira. La maggior parte degli amanti della cucina asiatica ammetterà di averla fatta cadere almeno una volta nella vita. Ecco perché oggi i ristoranti preferiscono servire la salsa di soia in bottiglie speciali dotate di due beccucci. Questo design consente di controllare quanta salsa fuoriesce. Basta mettere il dito su un beccuccio mentre si versa la salsa dall'altro. Se si preme con forza sul beccuccio, la salsa smette di fluire, mentre se si toglie il dito, la salsa riprende a scorrere. Probabilmente avrai notato che i sedili dei treni e degli autobus sono ricoperti di tessuti con strane fantasie. Perché? Beh, questi disegni servono a nascondere i germi e le macchie presenti sui sedili. Beh, più il colore è brillante e il motivo è vario, più sarà difficile per un passeggero notare le macchie. Inoltre, i motivi sono di solito così brutti che nessuno vuole guardarli tanto a lungo da individuare l'eventuale sporco. Quindi sì, il motivo è farti distogliere lo sguardo e, se guardi, rendere lo sporco meno evidente. Nessun autobus avrà mai sedili bianchi, questo è certo. La linguetta metallica delle lattine può essere girata e vi si può infilare una cannuccia per tenerla ferma. Questa linguetta ha sostituito quella ad anello dei primi anni 60. Te la ricordi? Poteva essere piuttosto appuntita e staccata facilmente, quindi rappresentava una minaccia per tutti. Ora invece puoi infilare la cannuccia direttamente nella linguetta. Ciò significa che puoi fare le bolle e divertirti come un bambino. A volte, quando si acquista un capo di abbigliamento, si riceve una busta di plastica con un bottone in più e un lembo di tessuto. Sebbene il tessuto sia chiaramente utilizzato per rattoppare i buchi, può anche essere usato per testare gli effetti dei detergenti sul tessuto stesso. È utile anche per testare i cicli di lavaggio prima di lavare l'intero capo. Le scale mobili hanno quelle soffici spazzole nere o linee gialle ai lati per una buona ragione. Servono a impedire alle persone di avvicinarsi troppo ai punti pericolosi. Non sempre la gente ci fa caso e a volte i vestiti possono scivolare nel punto in cui il gradino incontra il bordo delle scale. La spazzola fa da barriera per evitare che ciò accada. Possono anche catturare i pelucchi e impedire che altri piccoli oggetti cadano nelle fessure. I contenitori da asporto più associati ai ristoranti cinesi sono progettati non solo per trasportare il cibo a casa, ma anche per conservarlo in frigo. Fungono anche da piatto, perché si può mangiare direttamente da lì e non ci si deve preoccupare di sporcarne altri. Furono brevettati nel lontano 1894 per trasportare le ostriche appena sgusciate. In seguito furono adattati per essere utilizzati come contenitori a tenuta stagna per il cibo. Ti sei mai chiesto perché le monete hanno quelle piccole creste lungo i bordi? Si tratta di un residuo dei tempi passati, quando valevano di più. I falsari potevano facilmente limare i bordi e vendere l'oro o l'argento per trarne profitto. Le creste sono state aggiunte per rendere più facile distinguere le monete alterate. Oggi non è più necessario, ma le monete hanno ancora questo stile. Tutti i cracker e alcuni biscotti hanno dei buchi per assicurarsi che il prodotto finale abbia la giusta consistenza. Questi minuscoli fori permettono al vapore di fuoriuscire per evitare che cracker e biscotti si rompano. Se non ci fossero, il vapore si accumulerebbe al loro interno e il risultato finale potrebbe essere delizioso, ma dalla forma piuttosto strana. Ai cani piace girare in tondo prima di addormentarsi per un tratto ereditato dai loro antenati. All'epoca non esistevano cucce per cani, quindi la maggior parte dei cagnolini doveva schiacciare l'erba alta per crearsi un posto comodo per dormire. Inoltre, questi movimenti spaventano le altre creature nascoste nella vegetazione. Le ciambelle sono a forma di anello più o meno per lo stesso motivo dei crackers e biscotti già citati sopra.
Se non avessero il buco al centro, l'impasto sarebbe sempre poco cotto. Tra l'altro sono spesso associate alla polizia perché negli anni 50 i negozi di ciambelle erano gli unici aperti fino a tardi. Erano il posto perfetto per gli agenti per mangiare qualcosa e sbrigare qualche pratica durante il turno di notte. I jeans sono blu all'esterno e bianchi all'interno per un modo intelligente di tessere il tessuto. Il filo di ordito è tinto, mentre il filo di trama non ha colore, è solo bianco. In questo modo i produttori riducono la quantità di tintura necessaria per ogni capo di abbigliamento. Cosa c'è di meglio di una bella fetta di pane tostato col burro a colazione? Se non contiamo una bella cioccolata calda, ovvio. Ma se non riesci a spalmare il burro freddo sul pane, eccoti un'idea. Usa una grattugia da formaggio. Calcola la quantità che ti serve e grattugia il burro. Così si ammorbidirà diventando più facile da spalmare e non se ne scioglierà tanto. Certo però, la cioccolata calda. Ci sono tantissime forme e dimensioni di pasta e c'è un motivo. Ogni tipo di pasta si sposa meglio con un determinato tipo di sugo. Le conchiglie, ad esempio, sono perfette con sughi densi e corposi. Perché? Perché la salsa finisce dentro ai gusci, rendendo più facile servire e gustare il piatto. La rigatura della parte esterna permette inoltre alle conchiglie di assorbire bene il sugo. Se ti si bruciano i biscotti, speriamo sempre di no, puoi affidarti di nuovo alla grattugia. Devi solo grattugiare le parti annerite dopo aver rimosso con cura i biscotti dalla teglia. Ma aspetta che i biscotti si freddino prima. Inoltre, se la forma si rovina un po', puoi sempre immergerli nel cioccolato fuso. Quando si sarà freddato, avrai dei biscotti dalla forma perfetta. Anche se, dopo averlo mangiato, ha davvero importanza la forma? No, per dire. Se ti piace fare panini molto pieni ma non ami quando il pane diventa molle, ti dirò come ridurre la quantità di umidità. Metti i pomodori o i cetrioli a fette tra due salviette di carta per un massimo di 5 minuti. Dopodiché potrai metterli nel panino. Inoltre, prima è meglio spalmare burro, formaggio o salse sul pane, come maionese o ketchup. Questo ti aiuterà a isolare il pane e a fermare un po' l'umidità. Alcuni pensano che il filetto bianco vicino al tuorlo vada rimosso prima di cuocere l'uovo. Ebbene, quel filetto si chiama calaza e non devi toglierlo. Serve a tenere il tuorlo in posizione al centro dell'uovo. La calaza non rovina né la consistenza né il gusto dell'uovo, quindi se non vuoi, puoi anche non toglierlo. Hai mai notato che i brick dei succhi hanno due lembi, uno per lato? In realtà sono due maniglie. I brick sono fatti così proprio per facilitarne la presa. Così non spremiamo la scatola facendo fuori uscire il succo. Non devi essere un pasticcere professionista per sapere che nelle ricette puoi usare sia lo zucchero bianco che quello di canna. Ma ti sei mai chiesto qual è la differenza? A quanto pare l'unica cosa che li distingue è che nello zucchero di canna, durante la produzione, viene aggiunta una piccola quantità di melassa. La melassa è fondamentalmente una sorta di sciroppo che si ottiene dalla lavorazione della canna da zucchero. Di solito nel processo di raffinazione viene rimossa e così si produce lo zucchero bianco. Se invece una certa quantità di melassa rimane nel prodotto finale, otteniamo lo zucchero di canna, con il suo gusto particolare e la sua tonalità più scura. Ottimo! In lavastoviglie puoi mettere molte cose oltre ai piatti. Ad esempio puoi lavarci i guanti da forno in silicone o le manopole di alcuni elettrodomestici da cucina, come il forno o la stufa. Anche alcune spugne da cucina e asciugamani riutilizzabili possono essere puliti in lavastoviglie. A proposito di prodotti per la pulizia della cucina, col detersivo per i piatti puoi fare molte cose, come sgrassare i mobili del giardino. Ti basterà aggiungere un po' di detersivo per i piatti a un po' di acqua tiepida e usare il mix con un panno per pulire i mobili da esterno. Dopodiché risciacqua con il tubo da giardino. Puoi anche usare il detersivo per i piatti per eliminare le macchie di grasso dai vestiti, che si tratti di sugo o condimenti. Ehi, capita di non centrare la bocca! Bene, dovrai solo applicare un po' di detersivo per i piatti sulla macchia e poi risciacquare con acqua. Usa del sapone non colorato per vestiti più leggeri. Sulle macchie più difficili, lascia che il detersivo penetri un po' e poi metti il capo in lavatrice come sempre. E forse valuta se comprare un biberon. Se nessun metodo ti ha aiutato ad organizzare l'armadio e sei ancora sopraffatto da enormi pile di vestiti, eccoti un modo semplice ma efficace per risolvere. Si chiama regola uno dentro, uno fuori. Ovvero che per ogni nuovo capo di abbigliamento che compri devi sbarazzarti di un capo che hai. Quindi dovrai sempre fare decluttering. Per facilitare la ricerca dei vestiti nell'armadio, buona fortuna, tieni i capi che usi di più all'altezza degli occhi. In questo modo saranno più facili da trovare e da tirar fuori quando sei di fretta. I capi che invece usi meno spesso, come i vestiti da sera ad esempio, possono rimanere sugli scaffali sopra o sotto al livello degli occhi. Puoi fare buon uso dei vecchi barattoli di spezie.
Se incolli dei magneti molto resistenti dentro ai contenitori, puoi usarli come ripiani magnetici per tutti i vari oggetti di uso quotidiano, come pinze da cucina, spallinatori per gelato o persino posate. Puoi anche posizionarli su qualsiasi superficie metallica, come l'anta del frigorifero. Staranno benissimo con i tuoi magneti da cucina. Nascosto nella tua lavanderia c'è un ottimo strumento per raccogliere i peli degli animali domestici. A volte funziona meglio dei rulli adesivi. Prendi un panno per asciugatrice e con un po' di olio di gomito ti libererai dei peli di cane in pochissimo tempo. Funziona su tutti i tipi di superficie, ma è particolarmente efficace sui mobili imbottiti. Se non ti piace che le porte cigolino, strofina una saponetta sui cardini. Questo ti servirà solo per un po', però diciamo finché non riesci ad andare dal ferramenta. Sì, devi comprare l'olio. Hai mai notato che in alcuni ascensori c'è una stella vicino al numero di un piano? No, non per indicarti dov'è il mio ufficio. Serve a indicare l'uscita più vicina, che non si trova sempre al primo piano. Molto probabilmente si trova sul piano più vicino alla strada. Ti sei mai chiesto perché i segnali di stop sono rossi? In passato in realtà non avevano un colore particolare. Prima degli anni 20 non avevano nemmeno una forma standardizzata. Nel 1922 però qualcuno inventò l'ottagono, che però inizialmente era dipinto di giallo, perché il rosso col sole tendeva a svanire troppo velocemente. Quindi il giallo era l'opzione migliore. Ci sono voluti altri 30 anni per inventare la vernice a smalto resistente allo sbiadimento. Così siamo passati al rosso. Dopotutto è ancora il colore migliore per rendere un oggetto facilmente visibile. Sai che c'è un tipo di rosa che può crescere più dell'altezza di una persona? Secondo il Guinness dei primati, il cespuglio di rose più alto mai trovato è cresciuto a Vienna, in Austria. Era alto ben 8,7 metri. Sì, cresciuto parecchio. Proprio come ognuno di noi ha un motivo unico sulle impronte digitali, non ci sono due tigri con la stessa fantasia di strisce. Questo rende più facile a chi lavora con questa specie felina distinguere una tigre dall'altra. Scommetto che non sapevi che la Casa Bianca ha un negozio di fiori nascosto nel seminterrato, che realizza composizioni floreali per tutti gli eventi che si svolgono. Probabilmente non ci sorprende che la pizza sia diventata un piatto base americano nonostante le origini italiane. Negli Stati Uniti l'adorano così tanto che ogni secondo vengono comprate 350 fette di pizza. Ehi, anche io voglio la mia quota! Per gestire l'enorme richiesta di questo cibo delizioso, circa il 17% di tutti i ristoranti negli Stati Uniti sono pizzerie. C'è un modo per spremere il succo di limone senza farci cadere dentro i semi. Prova a tagliare in due il frutto e a spremerlo con un paio di pinze da cucina. L'estremità appuntita del limone deve essere rivolta verso il basso. Il succo verrà spremuto, ma i semi rimarranno all'interno del limone. Oh, limonata! Certo, con la pizza! Scommetto che non è quello che immaginate quando pensate agli anacardi, ma un utente di Reddit li ha trovati così in un negozio in Brasile. Si è scoperto che non sono vere noci. Gli anacardi emergono dalla punta di una mela di anacardi. Esiste una parola speciale per indicare un frutto con un seme all'interno: drupa. Quindi gli anacardi sono drupe, proprio come le mandorle e i pistacchi. Il Brasile è la patria degli anacardi. L'albero fu portato in India dai portoghesi a metà del XVI secolo. Da lì si è diffuso in Asia e poi in Africa occidentale. Oggi queste regioni sono i maggiori produttori di anacardi. I maggiori consumatori sono gli Stati Uniti, da cui proviene il 90% del raccolto mondiale. Visto che parliamo di alimenti, ve ne mostrerò un altro paio. Questo, ad esempio, è il modo in cui crescono gli ananas. Inoltre, l'ananas non è uno di quei frutti che crescono velocemente. Impiega da 16 a 24 mesi per crescere fino a poter essere raccolto. Inoltre, una pianta può produrre al massimo 3 ananas nel corso della sua vita. Curiosità: un tempo ogni segmento dell'ananas era un fiore. Vi siete mai chiesti perché le melanzane si chiamano così? Probabilmente non avete mai visto una melanzana crescere, quindi ecco una foto. Ora ha senso. Sembrano letteralmente mele in crescita. Inoltre, le melanzane non sono ortaggi. Dal punto di vista botanico, sono bacche, proprio come le angurie. Inoltre, le melanzane non sono solo viola. Possono essere anche bianche, verdi e persino viola con strisce bianche. Non indovinerete mai cos'è. Sembra un bouquet di fiori, ma sono broccoli non ancora raccolti. Quei fiori sono in realtà commestibili.
I broccoli sono conosciuti da almeno 2000 anni. Erano il cibo preferito degli antichi romani. Ma sono comparsi in Nord America solo negli anni 20. Furono gli immigrati italiani a portarli in California e a iniziare a venderli. Oggi gli Stati Uniti sono il terzo produttore di broccoli, dopo Cina e India. Ecco come si trasforma un carciofo se lo si lascia fiorire. Il carciofo è in realtà un fiore non sbocciato. È anche uno degli alimenti più antichi che l'uomo conosca. Ricordate che un ananas impiega circa 2 anni per produrre frutti e che una pianta può portare solo 3 ananas nel corso della sua vita, se è fortunata? Una pianta di carciofo produce 20 carciofi all'anno ed è una delle verdure più salutari quando si parla di antiossidanti. Ecco la foto di una tartaruga addormentata. Molte di loro dormono all'interno del guscio, è un istinto per proteggersi dai predatori. Tuttavia, alcune tartarughe non possono rientrare nel guscio e dormono in posizioni simili a questa. Questi animali sono attivi durante il giorno e dormono di notte. La quantità di sonno di cui una tartaruga ha bisogno dipende dalla specie. Può variare da 10 ore a una sola. In media, una tartaruga fa un pisolino di 4-6 ore. Il fattore più importante per una tartaruga quando va a dormire è trovare un posto sicuro. Possono nascondersi sotto le foglie o in buche nel terreno. Avete mai visto le zampe di un camaleonte? Non c'è di che. Quando parliamo di zampe anteriori, queste hanno 2 dita sul lato interno del piede e 3 sul lato esterno, mentre per le zampe posteriori è l'opposto. I camaleonti vivono sugli alberi e le loro zampe li aiutano ad arrampicarsi meglio. Tutti conosciamo la capacità unica dei camaleonti di cambiare colore, ma non lo cambiano per mimetizzarsi. In realtà il colore dipende dall'umore del camaleonte, dalla temperatura, dall'umidità e dalla luce. Inoltre, sapete che alcuni di loro hanno una lingua lunga il doppio del corpo? Avete mai visto la bocca di un'oca da vicino? Hanno i denti, solo che si chiamano becchi. Le oche sono creature molto fedeli. Non è una leggenda che un anatroccolo si leghi al primo stimolo mobile che vede dopo la schiusa. Non importa se si tratta di un'oca, di una persona o anche solo di un oggetto. Rimarranno legate a quella creatura o a quell'oggetto fortunato per tutta la vita. Le oche si accoppiano per tutta la vita e sono molto protettive nei confronti della loro prole. Se perdono una persona cara, la piangono. Inoltre, se un'oca del gruppo si ammala o si ferisce, un paio di altre oche restano con lei per proteggerla e prendersene cura. Questo simpatico amico è un alligatore appena nato. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto carino. Questo piccolo ha già circa 60 denti. Inoltre, non è il DNA a determinare il sesso di un alligatore. È la temperatura. Se le uova sono state deposte quando faceva caldo, si schiuderanno alligatori maschi. Se sono rimaste a temperature più basse, allora ci saranno molte femmine. Dopo la schiusa, un alligatore impiega 10 anni per maturare. In generale, gli alligatori vivono circa 35 anni in natura. Inoltre, gli alligatori non possono vivere in acqua salata. A differenza dei coccodrilli, non hanno ghiandole speciali per espellere il sale dal corpo. E questo è un piccione appena nato. Scommetto che avete visto migliaia di piccioni nella vostra vita, ma probabilmente non ne avete mai visto uno appena nato. Questo perché i piccioni appena nati restano nel nido per circa 6 settimane, più a lungo di qualsiasi altro uccello. Quando escono, sembrano quasi dei piccioni adulti, quindi non c'è da stupirsi che non abbiate mai notato la differenza. Inoltre, questi animali sono forse i primi uccelli addomesticati dall'uomo. Sono anche esperti di navigazione. Possono ritrovare la strada di casa da 2100 km di distanza. È più della distanza tra New York e la Florida. Si ritiene che i piccioni abbiano un senso dell'orientamento innato. Nell'antichità i piccioni consegnavano la posta. Questa è la bocca di una mucca. Queste spazzole sono chiamate papille coniche e le aiutano a spostare il cibo all'interno della bocca.
Inoltre, le mucche hanno un campo visivo di 330 gradi, quindi c'è poco che possa sfuggire alla loro attenzione. Ricordate che alcune tartarughe hanno bisogno solo di un'ora di sonno al giorno? Le mucche dormono ancora meno, circa 30 minuti al giorno. E questo tempo è suddiviso in 6-10 brevi periodi di sonno profondo. Questi animali si sdraiano per circa 10 ore al giorno, ma per il resto del tempo si muovono, coprendo distanze piuttosto lunghe. Inoltre bevono circa 100 litri d'acqua al giorno. Riuscite a indovinare cos'è questo? È sabbia con un ingrandimento di 300 per. La sabbia è una roccia frantumata in micro pezzi dopo un'erosione durata milioni di anni. Inoltre, comunità di microbi vivono su un singolo granello di sabbia. Le cose possono diventare molto piccole in questo mondo. Anche se ce n'è molta, la sabbia è comunque un materiale prezioso. La sabbia è il principale componente del cemento. Inoltre, alcuni paesi, come gli Emirati Arabi Uniti e Singapore, hanno spedito tonnellate di sabbia per estendere il loro territorio creando altre isole. A quanto pare, i seni paranasali hanno questo aspetto. Sono spazi vuoti nelle ossa del viso, dietro la fronte, il naso, gli zigomi e tra gli occhi. Sono molto importanti perché producono muco, un fluido che filtra, riscalda e idrata l'aria che respiriamo. I seni paranasali aiutano anche a percepire i sapori. Senza questa capacità, il cibo sarebbe molto meno delizioso. Questo è l'interno di una palla da bowling. Si può notare che non è simmetrico, quindi il peso non è distribuito uniformemente. Questo permette alla palla di fare delle curve. A proposito, sapete che il bowling è apparso 5.000 anni fa nell'antico Egitto? Sì, non è uno sport nuovo ed era popolare in tutto il mondo. Le regole e le attrezzature erano però diverse. La prima pista da bowling fu costruita solo nel XIX secolo a New York. Questa è una confezione dimenticata di zucchero filato. In conclusione, non dimenticatelo, altrimenti si ridurrà in nulla. Lo zucchero filato è composto solo da due ingredienti, zucchero colorato e aria. Quindi ora conosciamo l'unico ingrediente al mondo che è finora libero, l'aria. Inoltre, un filo di zucchero filato è più sottile di un capello. A proposito, il 7 dicembre è la giornata nazionale dello zucchero filato. Spero che abbiate festeggiato. Se non l'avete fatto, segnate questo giorno sul calendario per il prossimo anno. Ah, soprattutto, con soli due ingredienti, questo prodotto ha zero grassi. Inoltre, è stato creato da un produttore di caramelle e da un dentista. Se doveste trovarvi bloccati nel bagagliaio della vostra auto, mantenete la calma. Tutte le auto dovrebbero essere dotate di una chiusura di emergenza che aiuta ad aprire il bagagliaio dall'interno, nell'improbabile caso in cui ciò accada. Queste chiusure sono così ben studiate che possono essere aperte da persone di tutte le età. Inoltre, le maniglie sono progettate per illuminarsi al buio. Si possono tirare anche con la bocca se non c'è abbastanza spazio per usare le mani. Non importa come siete entrati nel bagagliaio. Se lavorate con ago e filo, ricordate che non dovete infilare l'ago direttamente nel rocchetto. Potreste perderlo, senza contare che potreste ferirvi le dita. Molti dei moderni set da cucito sono dotati di un apposito spazio per proteggere gli aghi. Si trova nella parte inferiore del rocchetto del filo. È sufficiente estrarlo. È persino in grado di contenere più aghi da cucito alla volta. Le penne a sfera usa e getta hanno un loro piccolo segreto. Avete mai notato che in alcune di esse c'è un piccolo foro nella parte in plastica? Si tratta di un sistema di ventilazione rudimentale. Dovrebbe consentire all'inchiostro di raggiungere facilmente la punta della penna. Ok, lo so che è nel nome, ma non c'è bisogno di agitare lo shaker per il condimento per far uscire il prodotto. Non mi credete? Non siete gli unici. Prendete la vostra bottiglia di condimento preferita dalla dispensa. Se ha uno di questi tappi di plastica rimovibili, è perfetta per l'esperimento. Invece di agitare la bottiglia, provate a tenerla dal tappo di plastica mentre è capovolta. A questo punto ruotate delicatamente la bottiglia da un lato all'altro e, in men che non si dica, otterrete un condimento che scorre meravigliosamente senza dover agitare lo shaker e sporcare tutto il fornello.
A questo proposito, la maggior parte delle saliere e pepiere dovrebbe avere delle creste sul fondo della parte in vetro. Se il condimento dovesse rimanere incastrato, mettete il fondo della saliera contro il fondo della pepiera e muovetela, in modo che le creste si incastrino l'una con l'altra. A questo punto il condimento dovrebbe fuoriuscire facilmente senza dover aprire la bottiglia. Quando fa più freddo, spesso avete così tanti strati di vestiti addosso che quasi non sentite più le cinghie della borsa o dello zaino sulle spalle. Per non parlare della velocità con cui possono scivolare via. Alcune giacche sono dotate di una soluzione integrata, sotto forma di una piccola linguetta sulla spalla con un gancio o un bottone. È pensata per essere aperta e chiusa comodamente in modo da poter tenere la borsa al suo posto in qualsiasi momento. Molto probabilmente lo userete solo per sbucciare la buccia di patate, carote o cetrioli. Ma potete usare il vostro pelaverdure anche per tagliare a strisce sottili la cipolla. Basta tagliare la cipolla in quarti in senso verticale e poi iniziare ad affettare. Questo può essere utile anche per evitare le imbarazzanti lacrime da cipolla. Alla maggior parte delle persone sfugge questo aspetto, ma se doveste dare un'occhiata più da vicino al vostro tubetto di dentifricio, sicuramente vedrete una sorta di colorazione, un punto o un blocco. I colori possono variare. Possono essere neri, verdi, rossi o addirittura blu. Questi punti colorati hanno lo scopo di aiutare le macchine di assemblaggio della fabbrica. Riconoscono quando e dove le macchine devono tagliare i tubetti di dentifricio per procedere alla piegatura per l'imballaggio. Per la maggior parte delle calzature, se c'è qualcosa che sembra un po' fuori posto, sappiate che è lì per un motivo. La maggior parte dei produttori non inserisce elementi extra nelle scarpe solo per divertimento. Sarebbe sinceramente uno spreco di tempo e di risorse. Per le calzature come gli stivali, ad esempio, c'è spesso un piccolo occhiello sul retro della scarpa. Serve ad aiutarvi quando dovete indossare la scarpa perché potete tirarla rapidamente. Inoltre è possibile appendere le scarpe da qualche parte, probabilmente per farle asciugare dato che la maggior parte degli stivali è destinata ad essere indossata nella stagione più fredda. Mi è capitato almeno una volta di vestirmi in modo eccessivo con un sacco di strati solo per non dover infilare tutto nella borsa del check-in. Ma questo diventa un problema quando ci si deve sedere. Cosa fate con il vostro cappotto o la vostra giacca? La prossima volta che salite a bordo di un aereo, guardate bene il sedile di fronte a voi. Il gancio che tiene in piedi il tavolino può essere utile per la giacca. Se non avete bisogno di mangiare mentre siete in volo, siete a posto. Mi dicono che la maggior parte dei mascara scade entro 3 o 6 mesi, a seconda del produttore. Ma potete contribuire ad accelerare questo processo se non fate abbastanza attenzione. Pompare continuamente la bacchetta del mascara per cercare di mescolare il prodotto in realtà spinge più aria nel tubetto. Questo può far sì che il mascara si asciughi molto più velocemente e, evidentemente, non si otterranno più i risultati desiderati. C'è un modo semplice per verificare se il mascara è ancora abbastanza buono da essere usato. Se non si sente un rumore di schiocco ogni volta che si estrae lo scovolino, forse è il caso di procurarsi un nuovo tubetto di mascara. So che viviamo nell'era dei dispositivi connessi via Bluetooth, ma per un suono di migliore qualità si consiglia ancora di utilizzare cuffie collegate tramite jack audio. Ricordate le creste nere su questi jack? Non sono lì solo per farle aderire quando le si collega al telefono o al computer portatile. Realizzate con uno speciale materiale isolante, queste bande hanno lo scopo di proteggere i fili durante la trasmissione del suono. In base al numero di bande si può capire quale estremità va dove. Un po' di spazio vuoto sotto la confezione dei noodles istantanei non significa che l'azienda che le produce voglia fregarti una porzione completa. No, no. È un modo per mantenere intatti i noodles durante il trasporto. Inoltre aiuta la circolazione dell'acqua calda che viene versata sui prodotti prima di poterli gustare. La scollatura a V è stata inizialmente concepita per raggiungere diversi obiettivi. Innanzitutto per prolungare la vita dell'indumento che avrebbe mantenuto la sua forma nel corso degli anni. Inoltre serve a far passare la testa attraverso la camicia nel caso in cui questa abbia bisogno di essere allungata. In questo modo garantisce una maggiore aderenza al collo. Infine, aiuta ad assorbire il sudore nel caso in cui si indossi la camicia durante l'attività fisica. Non è più un'abitudine, ma forse vi è capitato di imbattervi in una giacca da sera con una misteriosa tasca aggiuntiva sul lato destro. Si è scoperto che questa tasca veniva utilizzata dagli uomini per raggiungere facilmente i biglietti del treno, dato che la maggior parte di loro doveva recarsi al lavoro ogni giorno. Questo li aiutava a tenere la giacca abbottonata, ma beneficiava anche dell'uso di una tasca. Ora viene aggiunta solo come decorazione e non serve più a nulla. A proposito di cose che oggi non usiamo più, o almeno per il loro scopo iniziale, sapevate che il Pongo era in origine un prodotto per la pulizia? Negli anni 20 il mercato aveva bisogno di un prodotto che aiutasse a pulire le aree tappezzate intorno ai forni a carbone. Fu così inventata la ricetta di quello che oggi conosciamo come Play-Doh. Era prodotto solo in bianco e doveva servire a pulire la carta da parati facendolo rotolare avanti e indietro sullo sporco.
Solo più tardi, negli anni 40, vennero introdotti nuovi prodotti per la pulizia della carta da parati e Play-Doh venne indirizzato verso un altro settore del mercato. Sebbene mi piaccia sempre un bel pezzo di pane tostato per colazione, non è fastidioso dover pulire il tostapane? Da poco ho scoperto che i tostapane hanno uno scivolo o un pannello sul fondo che aiuta a eliminare facilmente le fastidiose briciole di pane. Un tempo si poteva accedere ai videogiochi solo inserendo le cartucce nella propria console. Questi minuscoli oggetti davano a molti medici molti grattacapi. Le persone hanno iniziato a finire in ospedale dopo aver ingerito piccole cartucce di giochi, soprattutto i più giovani. Nintendo, l'azienda che produce la maggior parte di questi dispositivi, ha dovuto trovare una soluzione creativa per evitare questi incidenti. Oggi le cartucce di Nintendo Switch sono appositamente rivestite con sostanze chimiche specifiche, che possono lasciare un pessimo sapore amaro in bocca. Non vi sto certo consigliando un assaggio. Attenzione! È la tua festa di compleanno. Hai espresso un desiderio e hai spento le candeline. È ora di tagliare la torta. I tuoi ospiti non vedono l'ora di assaggiarla. Aspetta un attimo, sei sicuro di sapere come tagliarla? In linea generale, le persone preferiscono fare delle fette a forma di V. Sebbene questo metodo sia molto popolare, è tutt'altro che ideale. Alcuni ospiti non riceveranno abbastanza glassa, mentre altri ne riceveranno troppa. Inoltre, le torte sono piuttosto fragili, quindi tenderà a sbriciolarsi. Ma c'è un metodo alternativo che è diventato virale per la sua incredibile praticità. Tutto quello che devi fare è premere molto delicatamente un tagliere grande contro la torta. Quindi affetta la torta orizzontalmente e sposta il pezzo lungo sul tagliere. Ora puoi tagliare la fetta grande in diverse fette più piccole. Questo darà ai tuoi ospiti la possibilità di scegliere se vogliono un pezzo grande o uno piccolo. Aspetta, ma chi è che vuole un pezzo piccolo? Eviterai anche che la torta avanzata si secchi. E se qualcuno te ne chiede altra, basta rifare il trucco del tagliere tutte le volte che serve. Se il numero di invitati alla tua festa non corrisponde alle dimensioni della torta, c'è un semplice trucco per fare in modo che tutti ne abbiano un pezzo. Taglia la torta a cubetti, poi metti i pezzi dentro dei pirottini di carta e aggiungici uno stuzzicadenti per evitare che gli strati si sfaldino. Puoi servire queste tortine su un vassoio. Quando non hai un coltello a portata di mano per tagliare una torta, il filo interdentale è la soluzione. Se riesci a usarlo con delicatezza, il filo interdentale scivolerà facilmente attraverso la torta e manterrà la glassa intatta. Questo metodo è anche molto utile quando vuoi tagliare una torta o diversi strati di torta orizzontalmente. Certo, è meglio usare il filo interdentale non aromatizzato se non vuoi che la tua torta sappia di menta. Stai appendendo dei quadri su una parete, io ne ho diversi, ma si rifiutano di stare dritti. Se stai usando del filo e solo un chiodo, è molto probabile che il quadro venga storto. Quindi la soluzione migliore è usare due chiodi, così rimarrà dritto. Inoltre, assicurati che il filo sia lungo solo quanto necessario. In caso contrario, il quadro risulterà sfalsato. E infine puoi usare questi adesivi trasparenti. Attaccali nell'angolo inferiore di entrambi i lati dei tuoi quadri e non scivoleranno. Persino i pennarelli di altissima qualità prima o poi smettono di funzionare, ma non significa che tu debba buttarli via. Incolla i pennarelli attorno al bordo esterno di un normale vaso di fiori, poi spruzzali con della vernice dorata. Otterrai un vaso glamour che ravviverà i tuoi interni. Per completare questa creazione puoi utilizzare non solo un vaso, ma qualsiasi altro vaso cilindrico o barattolo di latta che corrisponda alle dimensioni dei tuoi pennarelli. Ti sei mai rovesciato una bevanda calda sui vestiti mentre cercavi di raggiungere la tua scrivania? Probabilmente sì. La maggior parte delle persone avvolge le mani attorno alla tazza o usa il manico, ma nessuno di questi metodi funziona perché in molti si ustionano. Studi recenti hanno rivelato il modo migliore per tenere una tazza da caffè in mano senza farlo uscire. E scommetto che non lo conosci. Metti le mani a forma di artiglio e afferra la tazza dall'alto con le dita. Questo ti proteggerà dal bruciarti e manterrà il tuo vestito al sicuro. Inoltre, sembrerai cool. Nel caso non lo sapessi, ci sono delle piccole linguette sui lati del contenitore della stagnola che devi spingere in dentro. Ora, quando estrarrai la stagnola, si srotolerà facilmente e allo stesso tempo rimarrà nel contenitore.
Di solito i negozi di scarpe vendono i loro articoli con delle piccole grucce di plastica. Non buttare via questo accessorio, non è così inutile. Se le tue scarpe si bagnano, puoi usarle per appenderle su un termosifone, così si asciugheranno rapidamente in modo uniforme. Questo trucco è particolarmente utile quando ti bagni i piedi mentre vai al lavoro. Se ti piace lavare e asciugare le scarpe in lavatrice, sai che può diventare molto rumoroso. Per evitare di sentire il chiasso mentre rotolano nel cestello, metti le scarpe e i lacci all'interno di un sacchetto a rete. Se non hai un sacco di questo tipo, prova a usare una federa vuota. Puoi anche mettere un asciugamano grande in lavatrice insieme alle tue scarpe. Si sfregherà contro le scarpe e fornirà una pulizia aggiuntiva. Assicurati solo di non usarlo per asciugarti la faccia. Lo spray per i vetri è un ottimo strumento per ripristinare le tue scarpe di vernice. Basta spruzzarlo sulle scarpe e pulirle con un panno morbido e asciutto. Ecco, splenderanno come dei diamanti. Le tue scarpe hanno delle grinze? Niente panico, imbottiscile con del tessuto per riportarle alla loro forma originale. Quindi metti un asciugamano umido sopra la grinza. Avvicina il ferro da stiro sopra la grinza. Diventerà più morbida o scomparirà completamente. Ecco un suggerimento geniale per conservare e servire le erbe aromatiche fresche. Taglia e mescola diverse erbe, poi mettile in una bottiglia di plastica. Avvita il tappo e tienile in frigo. Ora non devi tritare le erbe ogni volta che cucini qualcosa. Puoi anche preparare un condimento per l'insalata. Basta aggiungere un po' di olio, delle spezie e mettere il tutto in una bottiglia e agitarla per mescolare tutti gli ingredienti. Quando riscaldi il cibo nel microonde, una parte del pasto diventa troppo calda mentre il resto rimane ghiacciato. Quindi, nel caso in cui vorresti sapere come affrontare il problema, eccoti un trucco. Metti il cibo su un piatto e crea un buco al centro in modo che sia a forma di ciambella. In questo modo il microonde lo riscalderà in modo più uniforme. Ma non mettere il piatto al centro del vassoio. Per scaldare il pasto in modo uniforme è meglio tenerlo sul bordo esterno. Se hai bisogno di riscaldare due pasti contemporaneamente, metti una tazza capovolta all'interno del microonde, quindi metti il secondo piatto sopra la tazza. Ecco fatto! È facile e ti farà risparmiare tempo. Puoi spremere del succo di limone usando delle normali pinze da cucina. Taglia a metà un limone e metti un pezzo nelle pinze. Ora schiaccialo sotto una ciotola per raccogliere il succo. Aggiungi un po' d'acqua, zucchero e un po' di ghiaccio e goditi la tua limonata. Stai cucinando i popcorn nel microonde e non vedi l'ora di iniziare a guardare il nuovo episodio del tuo programma preferito? Ecco, dopo 1 o 2 minuti di cottura nel microonde, alcuni chicchi non si sono cotti. Molte persone li mordono per errore, facendosi male ai denti, ma fortunatamente c'è una piccola fessura sul fondo della busta. Ecco cosa dovresti fare. Quando i popcorn sono pronti, non affrettarti ad aprire la busta. Capovolgila e scuotila energicamente sotto una ciotola. Verranno fuori tutti i chicchi che non sono scoppiati. Ora puoi goderti il tuo spuntino in tutta sicurezza. Se hai accidentalmente bruciato il cibo sul piano cottura e non vuoi che scatti l'allarme antincendio, ecco un semplice trucco. Uno dei modi migliori per rimuovere rapidamente il fumo è usare un asciugamano mezzo bagnato. Tieni in mano il lato asciutto dell'asciugamano e scuotilo sopra la tua testa. La parte umida dell'asciugamano assorbirà molto rapidamente le particelle solide del fumo. Non c'è bisogno di usare un coltello per sbucciare un kiwi, basta tagliare la parte superiore e inferiore. Quindi inserisci delicatamente un cucchiaio all'interno del kiwi e ruotalo per separare la buccia dal frutto. Ecco, il kiwi è sbucciato! Tuttavia alcune persone preferiscono mangiare il kiwi con la pelle. È perfettamente commestibile, contiene molte fibre, folati e antiossidanti. Quindi, se non ti dà fastidio la sua consistenza, vai avanti e mangiala. Ricordati però di lavarlo prima. Se avete difficoltà ad aprire un contenitore o un barattolo, non sforzatevi troppo. Basta passare il coperchio sotto l'acqua calda per mezzo minuto, poi asciugarlo per una presa migliore e vedere come si apre magicamente. Se state seguendo una ricetta che prevede sia l'aglio che la cipolla, aggiungete prima la cipolla. Quando sarà quasi traslucida, sarà il momento perfetto per aggiungere l'aglio. L'aglio cuocerà più velocemente delle cipolle, quindi se mettete entrambi i prodotti in padella contemporaneamente, l'aglio si brucerà e il piatto non avrà lo stesso sapore.
Siete fan dell'avocado? Ecco come verificare facilmente se è maturo o meno. Basta dare un'occhiata alla coda. Se riuscite a estrarla senza difficoltà, l'avocado è buono da mangiare. Se non ci riuscite facilmente, è meglio aspettare un paio di giorni. Ecco come capire se un uovo è fresco o meno. Rompetelo e controllate il tuorlo. Se vedete che ha un cerchio chiaro di bianco che lo circonda e si trova al centro, avete un uovo fresco. Anche il tuorlo dovrebbe essere voluminoso. Se è piatto, è meglio non mangiare l'uovo. Se vedete che la parte bianca non ha bordi netti e il vostro uovo si allarga, è probabile che sia rovinato. Per valutare la qualità delle uova, mettetene uno crudo ancora nel guscio in una ciotola d'acqua. Se l'uovo rimane sul fondo, il gioco è fatto. Se uno dei lati si avvicina alla superficie dell'acqua, l'uovo non è fresco, ma si può comunque mangiare. Se invece galleggia, non è abbastanza fresco. Lavarsi i denti al mattino e prima di andare a letto non deve essere necessariamente lo stesso processo. È importante lavarsi i denti al mattino, ma soprattutto per avere un alito fresco. La sera invece bisogna lavarsi i denti in modo più accurato, perché così si evita la proliferazione dei batteri e si proteggono gengive e denti. A proposito di alito cattivo, volete sapere un buon trucco per combatterlo in poco tempo? Fette di cetriolo. Se non avete una mentina a portata di mano, mangiate semplicemente una fetta di cetriolo per risolvere il problema. Quando comprate il burro di arachidi naturale, conservatelo a testa in giù. In questo modo non si separerà. Inoltre gli oli verranno portati in alto, per cui il burro di arachidi sarà più facile da mescolare. Quando mettete giù qualcosa per un po', commentatelo ad alta voce. Ad esempio, ho messo il telefono per terra accanto al letto. In questo modo si coinvolgono più parti del cervello, compresi i centri del linguaggio, e si crea un ricordo più vivido. In questo modo è meno probabile che ve ne dimentichiate. Potete fare lo stesso quando ad esempio spegnete una candela, staccate la piastra per capelli, spegnete i fornelli o prendete le chiavi, il portafoglio e altre cose quando uscite di casa. In questo modo vi libererete di molti di quei momenti di dubbio che vi portano a chiedervi se avete davvero fatto quelle cose. Se andate a trovare un amico e portate con voi qualcosa che non volete dimenticare quando partite, mettetelo accanto alle chiavi della macchina. È una cosa di cui non si può assolutamente fare a meno. Se è difficile prendere una decisione, tirate una moneta. Non si tratta di lasciare che decida per voi, ma mentre aspettate di vedere il risultato, la vostra mente inizierà automaticamente a pensare al risultato che desiderate davvero, ma che forse non riuscite ad ammettere ad alta voce. Siete al supermercato e volete sapere se la zucca che avete in mano è buona o no. Basta bussare. Vi sembra che sia vuota all'interno? È un buon segno. Nel frattempo, all'esterno dovrebbe essere solida. A volte ci disfiamo di alimenti che sono ancora buoni da consumare, come lo yogurt che si è stratificato. Avete presente quello strato di liquido in cima? È solo siero di latte che contiene sostanze nutritive. Mescolate lo yogurt per renderlo omogeneo, perché è ancora buono da mangiare. Quando comprate il pollo, controllate se c'è del liquido intorno. Sarebbe meglio non ci fosse. Per esempio, se tirate fuori dal freezer del pollo congelato e vedete molto ghiaccio intorno al pezzo, è meglio non mangiarlo. Vi trasferite in un nuovo appartamento o in una nuova casa? Sistemate prima la vostra camera da letto. Comprate un letto prima di ogni altra cosa. Quando sarete esausti dopo aver portato in giro le vostre cose e aver pulito tutto il giorno, vorrete avere un posto comodo dove riposare. Ecco un trucco che vi aiuterà a capire se il vostro olio di cocco è avariato. Lasciatelo in frigorifero per mezz'ora. L'olio di cocco diventa solido a basse temperature. Gli oli avariati invece si staccano e sembra abbiano uno strato separato. Se volete verificare se una cipolla ha della muffa, guardate cosa c'è sotto il primo strato di buccia. Vedete macchie che sembrano sbiadire? Muffa. È meglio evitare di acquistarla o assicurarsi di rimuovere tutta la muffa se l'avete già acquistata. È possibile determinare a occhio se un limone è maturo o meno. Se la buccia è liscia e ha un colore giallo intenso, è maturo. Una sfumatura verdastra, così come un colore giallo pallido, indicano che non è ancora pronto per essere utilizzato. Questo è per gli amanti del caffè. Se volete davvero godervi l'esperienza complessiva del caffè, è molto meglio comprare i chicchi e macinarli da soli. Oppure chiedete a un commesso se può farlo per voi. Questo è il modo migliore per assicurarsi che il prodotto sia davvero fatto senza aggiunte extra che possono essere presenti in un normale caffè macinato.
Se state cercando un modo semplice per separare i tuorli dagli albumi, provate questo. Prendete una bottiglia di plastica pulita e vuota. Rompete un uovo in una ciotola, spremete la bottiglia sul tuorlo e rilasciate lentamente. In questo modo si creerà un vuoto che farà scivolare il tuorlo nella bottiglia. Ta-da! È separato dall'albume, proprio così. Supponiamo di aver perso un orecchino o qualche altro piccolo oggetto in casa. L'aspirapolvere può essere d'aiuto, ma non dimenticate di mettergli una calza in testa. In questo modo l'oggetto non si perderà nella polvere e nello sporco del sacco. Volete portare con voi la vostra lozione preferita in viaggio, ma occupa troppo spazio? Provate a usare una custodia per lenti a contatto. Non ha bisogno di molto spazio ed è una soluzione perfetta per i viaggi brevi. La piastra per capelli è uno strumento sorprendentemente buono per stirare i colletti, soprattutto se non amate stirare regolarmente. Per verificare se le batterie sono buone o meno, basta farle cadere su un tavolo da un'altezza di circa 15 cm. Se rimbalzano una volta e cadono subito, sono a posto. Se invece rimbalzano di più, sono finite o stanno per esaurirsi. Se il vostro rasoio non ha un cappuccio di plastica, usate una molletta per coprirlo e per proteggere il resto della vostra roba se lo state mettendo in valigia con oggetti o materiali delicati. Lo smalto per unghie è un modo semplice ma efficace per differenziare le chiavi, soprattutto se sono tutte simili. Finalmente non devi provarle tutte prima di arrivare a quella giusta. Quando riscaldate gli avanzi nel microonde, mettete la pietanza a forma di ciambella. In questo modo il cibo si riscalderà in modo più uniforme. La cannuccia è un ottimo strumento per rimuovere il picciolo delle fragole, non trovate? Una teglia per muffin è sicuramente utile quando volete servire diversi condimenti per il vostro barbecue. Inoltre, vi farà risparmiare un po' di tempo per lavare i piatti. Gita fuori porta! Tu e i tuoi migliori amici state correndo in autostrada. All'improvviso uno spegne l'aria condizionata e abbassa i finestrini. No! Volevano aiutarvi a ridurre i costi della benzina e hanno appena commesso uno dei classici errori. Spegnere l'aria condizionata e optare per una brezza naturale aiuta quando si è bloccati nel traffico. Quando si guida con i finestrini abbassati in autostrada si crea un'inutile resistenza al vento. L'auto ha bisogno di più energia per avanzare e si finisce per bruciare più carburante per ogni viaggio. Tuttavia, quando si è immersi nel traffico cittadino, spegnere l'aria condizionata non è una cattiva idea. Forse non sarà il viaggio più confortevole in una giornata calda, ma siamo qui per risparmiare, giusto? Ora un rapido test del buon senso. Ci sono due percorsi tra cui scegliere. Uno è più corto e un altro sembra più lungo sulla mappa. Quale scegliere? Il buon senso urla il primo, ovvio. Ma in realtà il percorso più breve non è sempre la scelta migliore in termini di consumo di gas. Bisogna scegliere quello con meno segnali, semafori e ingorghi. Questo percorso richiederà meno accelerazioni e rallentamenti, entrambi grandi divoratori di benzina. Quindi bisogna pianificare il percorso con saggezza. Puoi consultare le app che mostrano i dati sul traffico in tempo reale o le mappe interattive con i semafori. Nel bagagliaio ci sono anche un sacco di sabbia, il vecchio letto gonfiabile, un paio di scarpe e 5 taniche d'acqua, o è una mia impressione? Beh, se vogliamo risparmiare, dobbiamo eliminare le cose inutili. Perdere 100 kg che si portano dietro nel veicolo ridurrà il consumo di benzina dell'1% ogni 5 litri rispetto al peso del veicolo. Più peso significa più carburante utilizzato. È semplice matematica del traffico. Frenare e accelerare di meno. Guidare a una velocità costante sopra gli 80 km orari aiuta a risparmiare sui costi della benzina. Ogni volta che si frena o si parte a razzo agli stop, si fa lavorare duramente il motore, che si nutre di carburante. Inoltre, la guida aggressiva è segno di cattiva educazione stradale. Quindi devi accelerare lentamente e frenare dolcemente. Non andare da 0 a 60 o non spingere l'auto fino a quando non devi frenare bruscamente. Il controllo della velocità di crociera può aiutarti a guidare con calma e costanza quando sei su un terreno pianeggiante come l'autostrada. Quando ci si avvicina a colline o montagne, il controllo della velocità di crociera fa consumare troppa benzina senza alcun motivo. Quindi spegnilo e lascia che la velocità si riduca un po' quando sali e poi accelera lentamente quando scendi.
In questo modo si riduce il carico di lavoro del motore. Parcheggia la macchina a un paio di isolati di distanza dalla tua destinazione. La prossima volta che farai il settimo giro, facendo il giro dell'isolato alla ricerca di un parcheggio, tutto ciò avrà perfettamente senso. Sommando la frustrazione, il tempo speso in queste ricerche e, naturalmente, i costi aggiuntivi della benzina, sarà più facile sistemarsi un po' più lontano da un'area commerciale affollata, da un centro abitato o dal tuo ristorante preferito. Non aspettare l'ultimo minuto per fare il pieno. Prendi l'abitudine di farlo quando è vuoto per tre quarti o quando è più comodo per te. In questo modo non dovrai fermarti freneticamente alla stazione di servizio più vicina quando è il momento di fare il pieno. Avrai invece il tempo per fare delle ricerche. Esistono applicazioni speciali per la ricerca del carburante che ti aiutano a trovare la migliore offerta in zona. A volte può essere vicino o lontano da dove abiti, ma non è mai vicino all'autostrada. Una volta che sei pronto a scegliere la compagnia giusta, non esitare a chiedere qualcosa in cambio. Iscriviti al loro programma di fidelizzazione, scarica l'app, ordina una carta. Tutto ciò che serve per ottenere uno sconto, un cashback, punti extra e altri vantaggi. Alcuni negozi di alimentari collaborano con le catene di distribuzione della benzina e ti permettono di utilizzare i punti accumulati presso il negozio per ottenere uno sconto. Anche 5 centesimi al litro possono fare la differenza, quindi informati bene. Proprietari di veicoli ibridi, questo è per voi. Provate ad accendere l'aria condizionata quando l'auto è ancora collegata al caricabatterie. Ciò contribuirà a prolungare l'autonomia del veicolo quando si è in viaggio, il che significa meno soldi spesi per la benzina. Se si guida uno dei modelli più recenti, il motore si spegne automaticamente al minimo. Se non è questo il vostro caso, evitate di girare al minimo per risparmiare carburante. L'attesa che il semaforo diventi verde dura dai 45 ai 120 secondi, mentre l'avviamento dell'auto richiede solo 10 secondi di benzina. Quindi, se dovete fermarvi per più di 10 secondi, spegnete il veicolo. Se lo lasciate acceso, può consumare fino a 2-3 litri di carburante in più all'ora. Se la sicurezza non è una delle tue preoccupazioni principali, prenditi cura dell'auto almeno per motivi economici. Controlla bene che i pneumatici siano ben gonfiati almeno una volta al mese. Quando sono sottogonfiati, si consumano più rapidamente, trascinano e sprecano benzina. Controlla il manuale dell'auto per sapere ogni quanto tempo è necessario effettuare la messa a punto del motore. Dipende dall'età e dal modello. Pulisci i filtri per far funzionare l'auto consumando meno benzina. Utilizza l'olio motore giusto, altrimenti il motore dovrà lavorare più del dovuto e sprecherà benzina. Non è necessario fare finta di niente e fare il pieno di carburante premium, a meno che non si tratti di un motore ad alte prestazioni che non può funzionare con nient'altro. Questo ti costerà molto meno nel lungo periodo e non renderà il veicolo più veloce, più pulito o con una migliore resa chilometrica. Se il manuale raccomanda, ma non richiede, l'uso di un carburante specifico, scegli almeno una qualità inferiore per risparmiare ulteriormente. La chimica è progredita negli ultimi decenni, quindi non preoccuparti della qualità della benzina normale, è tutto a posto. Se hai un'auto vecchia, controlla la guarnizione del tappo della benzina. Quando si indebolisce, lascia trapelare ossigeno nel serbatoio. Quando ciò accade, la benzina brucia molto più velocemente. È possibile sostituire il tappo della benzina, ma è bene tenere presente che i sensori potrebbero non riconoscere quello nuovo, a meno che non provenga dal produttore o da un fornitore autorizzato. Se hai il cambio manuale, sei fortunato. Possiedi il controllo completo dei giri al minuto, ovvero i giri per minuto. Una marcia più bassa significa un regime più alto. Più alto è il regime, maggiore è la coppia prodotta dal motore e maggiore è il consumo di carburante. Quindi passa rapidamente alle marce superiori. La velocità varia da un'auto all'altra, ma una soluzione ottimale sarebbe quella di passare alla seconda a circa 20 all'ora e di passare alla marcia superiore quando si sta andando a 45-50 all'ora. Il box da tetto e il portabici dovranno essere eliminati. Aumentano la resistenza al vento dell'auto, quindi il motore deve lavorare di più per mantenere la velocità.
Questo potrebbe significare un consumo di carburante fino al 20% in più in autostrada e fino all'8% in città. Se hai bisogno di un po' di spazio in più, opta per i box di carico posteriori. Per chi è in procinto di acquistare un'auto in questo momento, è consigliabile optare per un'auto ibrida elettrica plug-in o completamente elettrica. Con un'auto elettrica si ridurranno sicuramente i costi della benzina. Supponiamo che non ti senti pronto per un cambiamento così radicale. In questo caso, molti modelli popolari sono disponibili in forma ibrida. Toyota RAV4, Hyundai Sonata e Volvo XC90 sono tutti disponibili. Ed ecco il suggerimento bonus che ti aiuterà a ridurre i costi di guida del 100%. Sei pronto? Vai a piedi! Ok, lasciatemi spiegare. Non guidare quando è possibile. Vai al lavoro a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Se questo è troppo per te, almeno dividi i costi della benzina con i colleghi che vivono nella zona. Conoscete altri consigli per risparmiare benzina? Magari ne hai qualcuno efficace? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ti sei abituato a navigare sul web, giocare e connetterti sui social con i tuoi amici, il tutto comodamente dall'iPhone che hai in tasca. Ma se dovessi dirti che ci sono molti altri usi nascosti al suo interno? Tocco posteriore. Hai mai notato quel fantastico logo Apple sul retro del tuo iPhone? Se hai una cover, toglila per poterlo vedere. Ok, ora probabilmente starai pensando, non c'è niente di segreto, è il logo dell'iPhone. Certo, potrebbe non sembrarti una cosa speciale, ma sapevi che è di più di una bella decorazione? È anche un tasto, non mi credi? Provaci! Ma prima di toccarlo come se stessi usando il telefono al contrario, dovrai regolare le impostazioni. C'è un motivo per cui questa pratica funzione è considerata un segreto. Innanzitutto, apri le impostazioni, tocca accessibilità, quindi il menu Tocco e vai in fondo all'elenco, dove troverai l'opzione Tocco posteriore. Trovato? Grande! Puoi scegliere l'opzione doppio tocco o triplo tocco a seconda di quale preferisci e, soprattutto, avrai un sacco di opzioni tra cui scegliere. Puoi fare in modo che la funzione tocco posteriore scatti una foto, attivi Siri, cambi app e persino scatti uno screenshot. Le cose saranno molto più facili, non dovrai fare peripezie con le dita quando devi fare screenshot. Migliora la pronuncia di Siri. Hai mai chiesto a Siri di chiamare un amico? Forse hai detto, Siri, chiama Hermione. Solo per sentirla dire, sto chiamando Hermione. Ok, forse il nome della migliore amica di Harry Potter non ce l'hai, ma siamo tutti d'accordo che non è il nome più facile da pronunciare. Siri potrebbe essere uno degli assistenti digitali più intelligenti, a volte un po' saputella, ma spesso può avere difficoltà a pronunciare anche i nomi più comuni. Se questo ti infastidisce, sarai contento di sapere che puoi correggere le sue pronunce. Il modo più semplice è dirglielo mentre lo fa. Siri, non è così che si pronuncia. Siri ti chiederà qual è la pronuncia corretta di ogni nome e cognome o anche dei nomi dei luoghi. Dopo averlo detto, Siri genera alcune opzioni e tutto ciò che devi fare è scegliere quella corretta. Se la tua migliore amica digitale ancora non ha capito, potresti darle una mano tu. Apri i contatti, seleziona la persona di cui Siri fatica a pronunciare il nome e clicca su Modifica. Puoi aggiungere la pronuncia corretta nella sezione Note usando l'ortografia fonetica e fare clic su Ortografia della pronuncia per addestrare Siri a farlo bene. Anche un assistente digitale super intelligente ha bisogno di aiuto a volte. App Metro. La cassetta degli attrezzi è troppo ingombrante da portare in giro. O forse hai dimenticato in quale cassetto hai messo il metro. Non c'è problema. Sull'iPhone ci sono altri segreti che ti daranno una mano. Sapevi, ad esempio, che c'è uno strumento che soddisferà i tuoi bisogni di falegnameria? Prendi l'app Metro. Non hai più bisogno di quel nastro lungo e scomodo da usare per misurare un tavolino, la libreria o il divano.
L'app usa la realtà aumentata per misurare gli oggetti che hai intorno, usando la fotocamera del telefono. La prima cosa che devi fare è spostare il telefono in modo che l'app possa analizzare l'area che intendi misurare. Alla fine troverai un cerchio bianco con un punto al centro dello schermo. Da lì non è tanto diverso da un vero metro a nastro. Allinea il punto con l'angolo dell'oggetto che vuoi misurare e traccia fino al punto in cui desideri terminare la misurazione. Se sei un costruttore, forse è meglio usare quello fisico per ottenere misurazioni più accurate. Questa opzione vale anche per i non professionisti. Comunque, questa app è ottima per tenere una stima approssimativa. L'app Metro si può usare anche come livella. Tocca semplicemente livella sull'app e metti il telefono sulla superficie che vuoi misurare. Quando lo schermo diventa verde e c'è scritto 0, la superficie è ben livellata. Non è tanto diversa dalla livella dell'app Bussola, quindi magari è una funzione che già conosci. Con la tua nuova cassetta degli attrezzi digitale, il tuo iPhone ti renderà la persona più abile della casa. Personalizza la vibrazione. Al giorno d'oggi viviamo vite frenetiche e, quando siamo al lavoro, al cinema o a scuola, il più delle volte il nostro iPhone è impostato su silenzioso. Sicuramente ci sono suonerie interessanti da scegliere, ma non ci sono tante occasioni in cui poterle usare senza infastidire chi ci circonda. O peggio ancora, magari il datore di lavoro o un insegnante ci sequestreranno il telefono. Per fortuna possiamo scegliere tra i vari tipi di vibrazione. Probabilmente ne hai diverse a seconda dell'occasione e dei contatti. Nessuna di queste impostazioni ti soddisfa? La Apple ha una soluzione anche per questo. Un'altra funzionalità nascosta nell'iPhone è la possibilità di creare vibrazioni personalizzate per le notifiche. Se vuoi sentire il ritmo della tua canzone preferita quando il tuo migliore amico chiama o invia messaggi o quando è ora di svegliarsi al mattino, crealo sul tuo iPhone. Ancora una volta, dovrai andare su Impostazioni, poi su Suoni e Feedback Aptico. Poi scegli il tono che desideri personalizzare. Tocca Vibrazione, quindi crea nuova vibrazione. Il prossimo passo è creare vibrazioni come fossi un DJ silenzioso, toccando lo schermo col dito fino a ottenere un ritmo che ti soddisfa. Ora hai una vibrazione di tuo gradimento che potrebbe rendere un po' più piacevoli le sveglie mattutine. Trackpad. Con gli smartphone non abbiamo più bisogno di due mani per usare una tastiera, ci serve solo un buon pollice. Comunque, gli errori di battitura sono sempre facili da fare e i caratteri non entrano tutti nella stessa schermata. Magari scrivi un messaggio lungo e solo dopo ti rendi conto di esserti scordato una lettera in una parola, qualche frase indietro, quindi i tuoi amici potrebbero farsi un'idea sbagliata di quello che stai facendo. Può essere complicato correggere e spesso è più semplice eliminare l'intera parola e riscriverla da capo, o almeno così potrebbe sembrare. Se sei attento all'ortografia, puoi provare la modalità trackpad della tastiera per modificare le parole in modo più semplice. Esatto, un'altra funzionalità nascosta dei nostri iPhone. È anche di facile accesso. Tieni premuta la barra spaziatrice, così gli altri tasti si disattivano e potrai spostare il cursore nel punto in cui vuoi effettuare la modifica. Dopo, solleva il dito dalla barra spaziatrice per continuare a digitare. Un'altra opzione noiosa su quella minuscola tastiera è switchare tastiera per poter usare numeri e simboli. Potrebbe sembrare una cosa semplice, ma non è il massimo della praticità saltare avanti e indietro più volte nello stesso messaggio. Tuttavia c'è un'altra funzione nascosta nella tastiera del tuo iPhone, che ti permetterà di risolvere questo problema. Tieni premuto 1, 2, 3 anziché toccarlo e apparirà la tastiera con i numeri e i simboli. Finché lo tieni premuto la tastiera rimarrà aperta, quindi devi solo scegliere il carattere e poi lasciarlo per tornare alle lettere. Presto sarai così veloce che potrai scrivere un romanzo sullo smartphone. Hai mai legato due bicchieri con un filo per poter parlare con il tuo amico dall'altra parte della casa? All'epoca sembrava divertente, ma il bicchiere non poteva darti le previsioni del tempo né permetterti di mandare mail, giusto? In effetti abbiamo fatto molta strada dal telefono con filo. Riesci anche solo a immaginare la vita prima degli smartphone.
sono diventati quasi come dei vestiti o le scarpe con cui camminiamo. È l'accessorio che usiamo di più. Ok, ora conosci questi segreti pratici e diventerai un professionista dell'iPhone. Comunque, se questi trucchetti non fanno per te, c'è sempre il telefono col filo. Quello non si scarica mai. Eh già, di nuovo. Sono le due e non riesci a chiudere occhio. Come al solito ti alzi, ti siedi un po' sul divano nella speranza che ti venga sonno. Le ore passano. Ormai si sono fatte le 5. Hai gli occhi pesanti, ma di dormire non se ne parla. Almeno per un'altra oretta, quando finalmente ecco il sonno. Ma ci sono dei rimedi che puoi provare per lasciarti l'insonnia alle spalle. Anzitutto bisogna pensare alla stanza da letto e renderla più confortevole. Hai bisogno di un letto di buona qualità, uno che ti possa conciliare il sonno anche solo stendendotici sopra. Molto importante è anche il cuscino, che deve supportare testa e vertebre. Ci sono tanti tipi di cuscini, alti, bassi, rigidi, soffici. Devi provarli e trovare quello più adatto a te. Molto importante è anche la luce. Se nella tua stanza filtra un po' di luce, anche di notte, forse è questo a disturbare il tuo sonno. Se è così, chiudi sempre tende e serrande. Ma anche se in quel caso un po' di luce filtra lo stesso, procurati un bel set di tende spesse, meglio se di colore scuro. Funzionerà, vedrai! In casi estremi puoi usare anche una maschera per gli occhi. Prossima cosa a cui devi pensare è la temperatura. Regola il termostato, evitando che la stanza sia calda come il Sahara o gelida come il Polo Nord. Trova la via di mezzo e dormirai come un angioletto. Ma torniamo a parlare di luce. Svegliarsi con i raggi del sole che entrano in camera è molto salutare, a patto però di aver dormito bene durante la notte. Tutto dipende dal nostro organismo e dal suo orologio interno. Un orologio biologico regolato dal ritmo circadiano, che in parole semplici è quello che ci permette di sapere quando è ora di svegliarci e quando è ora di andare a dormire. I raggi del sole mantengono sano il tuo orologio interno, e se questo orologio funziona come si deve, di notte dormirai senza problemi. Se però in camera tua non batte il sole di mattina o preferisci le tende chiuse e le serrande chiuse, nessun problema. Procurati delle lampade con luci soffuse. Oppure puoi provare un altro rimedio. Forse avrai sentito parlare della terapia della luce. Sono piccole lampadine che simulano la luce solare, particolarmente utili quando ci sono delle grigie giornate invernali. Adesso dimmi un po'. Immagino che anche tu, come tutti, abbia l'abitudine di scrollare i tuoi social anche quando ti metti a letto, giusto? O se non hai il telefono, magari guardi qualcosa al PC o in TV? Niente di male, ormai è così che va il mondo, però tutto questo non fa per niente bene al tuo sonno. Una cosa che puoi fare è andare a letto a orari regolari e mettere la sveglia una o due ore prima di andare a dormire. Quando suonerà? Quello sarà per te il segnale che adesso è ora di spegnere tutti i tuoi device, o quantomeno di smettere di usarli. Il problema dei device è la luminosità dello schermo che disturba il tuo orologio interno. Leggi piuttosto un libro prima di dormire. Dopo un po' ti addormenterai dolcemente e magari sognerai anche i mondi fantastici del romanzo che stai leggendo. Un altro tuo alleato contro l'insonnia è l'esercizio fisico, sì. Dai una bella spolverata a quei manubri dimenticati. Anche se il miglior tipo di esercizio prima di andare a dormire è il cardio. Esci a fare due passi oppure fai una breve corsetta. Questo ti aiuterà anche ad evitare la sonnolenza di pomeriggio. L'esercizio fisico ti farà sentire al massimo per tutto il giorno, quindi ti farà dormire meglio di notte. A proposito, un sonnellino pomeridiano ci sta, ma fai attenzione. Certo che quel cuscino così morbido sul sofà è una vera tentazione, ma farai meglio a non dormire dopo le 3 di pomeriggio. Se proprio vuoi farti un pisolino, fallo nelle prime ore del pomeriggio, per non più di 15 o 20 minuti. Altrimenti passerai tutto il giorno con questa pesante sensazione di sonnolenza addosso. Di notte, mentre cerchi di prendere sonno, fissi il soffitto, ma... Perché gira? Ah no, è la tua testa che gira. Ma c'è una soluzione anche a questo. Per combattere i capogiri, posa un piede fuori dal letto sul pavimento. A quel punto fai qualche bel respiro e vedrai che in poco tempo ti sentirai meglio.
Un altro nemico del tuo sonno è la caffeina. Non bere caffè il tardo pomeriggio, perché la caffeina resta in circolo da 6 a 8 ore. Capisco, una tazzina di caffè è un vero piacere, ma non berlo dopo le 3 o le 4 del pomeriggio. Un altro piacere da evitare purtroppo è lo spuntino notturno, magari con latte e biscotti. Lo so, è davvero dura. Ma purtroppo anche questa abitudine non ti aiuterà di certo a dormire bene. C'è però un recente studio che dice che un bel pasto ricco di carboidrati 4 ore prima di dormire concilia il sonno. Ma ce n'è anche un altro che afferma che un basso consumo di carboidrati è ancora meglio. Insomma, vedi un po' che cosa funziona meglio per te. Una volta scoperto saprai cosa goderti a tavola per avere poi una bella notte di sonno. Un altro alleato contro l'insonnia è l'acqua. Un bel bagno caldo o una doccia calda sono decisamente utili per conciliare il riposo notturno. Non soltanto ti addormenterai prima, ma dormirai anche più profondamente. Non dico che dormirai come un sasso, ma di sicuro al risveglio ti sentirai in gran forma. E adesso lascia che ti presenti la nocturia. Lo so, sembra il nome di un incantesimo, e invece è soltanto il termine medico che indica il dover andare in bagno diverse volte di notte. Niente magia. Capita a tutti, e quando dobbiamo farlo, uscire dal letto sembra una vera impresa. Per evitare il problema, meglio non bere prima di andare a dormire. Ma non mi dire! Non è un grande sacrificio, però se ci pensi... Al risveglio, potrai ristorarti con un bel bicchierone d'acqua a temperatura ambiente. Niente di meglio per rimettere in moto l'organismo. Ricordati che bere tanta acqua durante il giorno è importantissimo. Ma intanto torniamo a te. Di notte, in quel tuo lettino, che non ti viene sonno e fissi il soffitto. Quando succede, la cosa migliore da fare è mantenersi calmi. Se il sonno non viene, la situazione si farà persino peggiore. Potresti identificare la stanza da letto con quella brutta sensazione. Invece no, non permettere alla negatività di rovinare il luogo in cui dovresti riposarti e rilassarti. Invece di rimuginare stando a letto, la cosa migliore sarà alzarsi e fare qualcosa di rilassante. Anche soltanto guardare fuori per un paio di minuti. Invece non metterti a guardare l'ora, perché ti farebbe soltanto pensare alla tua insonnia e farti salire la frustrazione. Rilassati invece, distraiti, e in men che non si dica, vedrai che il sonno arriverà e il tuo letto sarà lì ad accoglierti per le tue 8 ore di sano riposo. Se invece ti piace scrivere in quelle notti in cui proprio non c'è alcun rimedio contro l'insonnia, alzati dal letto e vai alla scrivania, prendi il tuo quaderno e butta giù tutti i tuoi pensieri. Tenere un diario, infatti, è un'ottima idea. Eccoti poi un buon esercizio da fare se hai problemi a prendere sonno. Quando ti metti a letto e il sonno non arriva, fai così. Sdraiati sulla schiena con le gambe ben distese. Poi distendi le braccia lungo i fianchi. Adesso chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro per almeno 2 minuti. Vedrai che a quel punto comincerai già a sentire i benefici e un generale rilassamento. Concentra poi la tua attenzione sulle dita dei piedi, rilassa l'eventuale tensione che senti. Continua a fare bei respiri regolari e sentirai come un flusso che comincerà ad avvolgerti delicatamente tutto il corpo, fino alla punta dei piedi. Piano piano comincia a fare respiri meno profondi. Intanto sposta l'attenzione dai piedi alle caviglie, poi ai polpacci, le ginocchia e così via verso i fianchi, sciogliendo la tensione in ogni singolo punto. Continua ad immaginare quel flusso benefico che ti avvolge e continua così. Si tratta di un esercizio infallibile per rilassare sia il corpo che la mente e anche per prepararti per un sano riposo. Però mi raccomando, assicurati di non aver bevuto prima di andare a letto, altrimenti il processo sarà, come dire, disturbato da necessità più impellenti. Puoi anche fare yoga o meditazione. Il punto è imparare a concentrarti sul respiro ed eliminare stress e tensione. Quando avrai padroneggiato questa tecnica, vedrai che di notte ti basterà soltanto mettere la testa sul cuscino, chiudere gli occhi, fare un bel respiro e via! Eccoci nel mondo dei sogni.